E quello che state ascoltando è Fumble, che è partito senza musica questa sera, perché sì. Fumble! Perché è un film muto. Perché questa sera giochiamo a fare i film muti. No! Ah, ops. In podcast, poi tra l'altro è bellissimo. Esatto, infatti, Però possiamo l'inutilità. mugugnare. Muti! No, possiamo mettere del pianoforte di accompagnamento. Possiamo fare noi però. Esatto, mezz'ora per uno, eh? Che bello! Entusiasmante. Che dire, Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo non mi è arrivata la in Italia, in italiano. No, c'è un delay di 1 minuto e mezzo, non ti preoccupare. Ok, 1 minuto e mezzo, difatti non mi è comparso. Scoprite adesso, dopo 6 anni che facciamo Fumble, che c'è un C'è delay. un delay perché non vi ho La sempre sguardato, pensavo foste dal vivo vero. Ma Roberto invece fa Fumble con me da 6 anni, ancora non ha imparato che c'è il delay. C'è un delay ancora con Radio Nation. Esatto, c'è sempre Sì, ma stato il stiamo delay parlando in di tutta la 15 anni nostra vita. fa, si spera che la tecnologia sia un po' migliorata. Ma il delay è a favore nostro, non è un problema Che tecnologico. se a uno sfugge una bestemmia, Claudio blocca tutto e non si Beh, a sente. quanto pare non è mai andata così, è No, stato sempre bloccato in post. non è per quello, è perché è meno probabile che salti la trasmissione. Comunque, quello che state ascoltando è un podcast di giochi di ruolo che però questa sera si interseca con un podcast di cinema che è Ricciotto, che è l'altro mega podcast di QWERTY. L'abbiamo fondata insieme, dopo tutto. Bravi. E come dice un nostro commentatore, il cinema dalla parte guasta. Ah, Non dai, l'ho subito con mandata la giù, non l'ho polemichetta. mandata giù. Matteo, subito con la Però ci sono polemichetta. le gole ad oro. Gole ad oro non sono sponsor, Sì, ma ecco, se non volete. esagerare perché fa un casino terribile al microfono. Vai là. C'è Manto che ha fatto un'intera puntata che stava giochicchiando con la carta, non si sente una mazza. Vabbè, sotto il tavolo, secondo me, copre. Si sente una mazza, è una parola forte. Comunque, questa sera siamo qui per giocare a B-Movie. E ci. Oh yeah! E non sarò io a fare il master, quindi sta a Gianni raccontare B-Movie. Allora, B-Movie è un gioco di GG Studio, un gioco indipendente, che tratta di cinema, in particolare, cinema di serie B. Quindi tutto il mondo Non c'è un dell'home film chiamato internet. B-Movie. Sì, Sì, però uno ci sono due, invece questo qui è B con una E sola. Tutto il mondo dell'entertainment e di quello che trovavamo nelle vecchie videoteche, che non era mai passato in televisione o al cinema, non era mai andato in sala Bei perché era stato fatto talmente a basso capolavori tipo costo. Fantaghirò. Ancora sto cazzo di Fantaghirò. Sai che la mia crociata a favore Sì, di no, no, Fantaghirò come no, esiste. Tra l'altro adesso è Natale, è il periodo di Fantaghirò, Sì, e in quindi più c'è anche su Netflix, quindi te lo puoi guardare quando vuoi, non devi stare a certo, sì, seguire. come no, Anche su non vedo Prime. l'ora di rivedere il sasso Lo puoi parlante. vedere dove vuoi. Cioè Michael Shannon, diciamo, Esatto. Allora, B-Movie sostanzialmente è un gioco che tratta di cinema, e tratta di cinema naturalmente in senso interpretativo. L'obiettivo del gioco è riuscire a creare un B-Movie e quindi portare a termine una produzione cinematografica. Ora, noi siamo in numero superiore rispetto a quello che il gioco in sé, consentirebbe, per cui naturalmente allargheremo la scena al pre-film e poi al girato, in modo da riuscire a cercare di ricreare, dato che la meccanica comunque si presta bene anche a lavorare su elementi extra scena, e quindi possiamo lavorare sul prima, sul dopo, sul durante, e possiamo coinvolgere ruoli diversi rispetto alla dinamica regista-attore, che invece è la dinamica di base del gioco. Quindi il Quindi lo master. sforziamo al massimo. Esatto. Lo sforziamo, ma perché secondo la mia opinione, ci ho già giocato un paio di volte, Si può può essere fare. sforzato, assolutamente. Il master dovrebbe fare il regista in teoria e i giocatori dovrebbero fare gli attori. Qui invece allargheremo un po' e poi naturalmente. La costruzione dei personaggi e quindi dell'azione del film è una costruzione contestuale. Quindi noi procederemo nella compilazione delle schede personaggio, contestualmente alla narrazione, perché le schede si costruiscono mano a mano che la cosa va avanti. Quindi gli elementi che trovate nella parte sinistra della scheda personaggio, che è quella che useremo perché la parte destra sostanzialmente non è nient'altro che l'elenco dei film che lo stesso attore fa, perché se uno giocasse una campagna sostanzialmente seguirebbe il progresso del suo attore all'interno del mondo del cinema e quindi Quindi Underworld 1, 2, 3, 4, 5, 6, Per 7, 8, esempio, 71. oppure come no, vuole Federica, Vacanze di Natale, Vacanze di Natale 84, 85, Che 86, incubo 87, incredibile. no? Quindi tutti a fianco del grande Vacanze ai Re Caraibi, vacanze a Natale Vacanze in in India. Nilo. Vacanze con la casta. Esatto. Mamma mia, che dolore! Esatto, eccetera, 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 fino a Natale Acceso.
Detto questo, quindi il gioco lo vedremo strada facendo nelle sue regole fondamentali, anche perché sono anche pochissime. Mm-hmm. C'è anche Baglioni. Dove? Strada facendo. Ah, sì. Bella battuta, Matteo. Grazie. Wow. Per dici mio... che hai bloccato la spiegazione. La prima persona che lo abbandonerà la casa del B-Movie, eh? Esatto. Matteo. Ma assolutamente no, perché questa cosa... loro hanno risposto al mio invito, quindi io non caccio nessuno. Tu. Ma io sono il padrone di casa, Matteo! Se la mettiamo così come prova di forza, allora non posso che acconsentire. Allora, quindi, prima cosa, ci sarebbe da scegliere il tipo di film, no? Uh-huh. Se fossimo in una partita normale. Ma siccome non siamo in una partita normale, entriamo immediatamente in contesto. Visto che qualcuno mi ha chiesto di fare la rete... Ok, quindi il caro Claudio, la prima cosa che ti chiedo è di cercare un nome per il tuo funzionario di rete. Alberto Diaz. Quindi sempre con la Z finale, perfetto. Quindi vado già vagamente. Allora, siamo a fine anno e sono la rete. Sei la rete, rappresenti la rete. Allora, sei a fine anno. È un periodo un po' particolare, perché è il periodo in cui di solito i funzionari più alti rispetto a te no, rinnovano i budget, chiedono, no, ovviamente di ottenere finanziamenti per l'anno successivo per poter poi mettere in campo tutto il piano delle produzioni. Tu ti aspetti una visita da un momento all'altro, però chiaramente per il momento è andato tutto bene, perché tutte le cose che hai messo in piedi sono andate a buon fine, quindi tendenzialmente nessuno ti può venire a rompere le scatole. A un certo punto senti bussare alla porta del tuo ufficio. Sì? Diaz? Sì? Sono Nardella. Ah, Nardella. Entra Nardella. Bravo, entra. Beh, bravo, calma. Tenendo conto che io sono il suo superiore diretto. Troppo abituato ad avere a che fare con i soliti registucoli, eh? Io capisco tutto, però cioè, ormai siamo una famiglia, la rete è una grande famiglia dove tutti siamo parte di un grosso meccanismo, no? Esatto, e dove ciascuno può ogni tanto andare fuori dai coglioni, eh? Come i parenti. Giusto? Bene, ascolta. Mi dica, Nardella. Ecco, bravo. Ascolta, Diaz, abbiamo un problema. Nel senso che ieri è arrivato un funzionario ministeriale, no? Ha guardato i conti, no? Dice che dobbiamo modernizzare, ma soprattutto che quest'anno la rete non ha fatto niente per promuovere l'attività governativa, niente per sponsorizzare. E quindi ha guardato i conticini, c'è una coda di budget e dobbiamo fare qualcosa. Volevo giusto venire a parlarle di questa idea che ho avuto questa settimana per un bel film per la famiglia. Sì. Che parlasse della modernità, del nuovo, del mondo, sì, di oggi, e del rapporto con ieri. Il Natale con Alexa. Tipo? Mi immaginavo... Sì. Una settimana bianca. Sì. In un posto un po' più eccentrico dei soliti, per dimostrare che noi guardiamo anche... al resto del mondo, non solo a noi, uh-huh, ma che ci interessiamo a quei paesi che per noi possono essere importanti per il nostro sviluppo economico di questa Italia, che adesso con questo nuovo governo è finalmente giunta al cambiamento. Tipo? Il Darfur. Ma pensavo l'Estonia. Allora, magari l'anno prossimo. Però qua non abbiamo molto margine di manovra, perché i soggetti ce li ha passati, sai, no, quelli della piattaforma, sai, no, quelli la concorrenza. La concorrenza? Sì, quindi dobbiamo giocare sui soggetti della piattaforma. E ti passa un plico con 6 soggetti che adesso ti vado a raccontare. E qui parte la prima scelta collettiva. Cioè dobbiamo scegliere che soggetto giocare. Ok. A meno che non vogliate crearne uno voi, però deve essere allineato più o meno a quello che vuole la rete. Esatto. Ok. Perché qui c'è una spinta politica. Non deve essere fatto bene, non deve essere, deve essere semplicemente fatto. Prendete per esempio come esempio Barbarossa di Martinelli, se qualcuno. Uh-huh. Sono ben presente Barbarossa. Ecco. Allora, primo film.
film di genere azione, tipo spionaggio, e si intitola Bergoglio One. Sulla, lui c'è assieme al soggetto, vi passa anche una locandina, cioè una bozza di locandina. Sulla locandina c'è Papa Bergoglio che schiaccia l'una. Gli passa. Okay. C'è Papa Bergoglio che schiaccia l'una contro l'altra le teste di Trump e di Putin. Ok. Praticamente la trama, a grandi linee, dovrebbe essere, secondo le idee del ministero e quindi della piattaforma, uno spietato gruppo misto russo-americano di agenti segreti sotto copertura prende il controllo del Bergoglio One, l'aereo del Papa, per rapirlo e costringerlo ad abdicare. Sua santità, tuttavia, è più forte e scaltro di quello che sembra. Quindi è un film d'azione in cui il protagonista è il Papa. Ok. Secondo, un thriller poliziesco. Milano trema, il capitano risponde. La locandina è il capitano sfonda con la sua ruspa al muro di un supermercato dove è in corso una rapina, mentre un'ombra lo osserva minacciosa. Okay. La trama è: dopo aver sistemato tutti i torti nazionali in una sola legislatura, il capitano, uomo politico, sbirro, vigile urbano, sarto e cuoco sopraffino, e il suo fido assistente assunto in nero Gigino si sono ritirati a vivere nel casino di Campione d'Italia. Ma la paura dilaga nuovamente nel nord produttivo quando una banda di ladri di scatolette di tonno turba la quiete e il nuovo governo democratico non sa come intervenire. È tempo di risalire sulla ruspa. Peraltro il Campione d'Italia è fallito, se non sbaglio. E infatti ti occupano così. Questo thriller poliziesco, mi ci vedo già una scena della Fast and Furious. Vedi. Poi, terzo film, genere fantascienza, flavor catastrofico. Il titolo è Questo lo dice lei. Locandina, una parlamentare irrompe urlando e sbracciandosi, ordinanza alla mano, per interrompere un trapianto di buonsenso a un cittadino qualunque. Ti stai togliendo delle cose da te. Mi sembra, con queste descrizioni. Mentre da lontano un disco volante si avvicina. Allora, descrizione della trama a grandi linee: un gruppo di scienziati scopre il gene del buonsenso e una misteriosa tecnica tramandata dai padri celesti per innestarlo in tutti gli italiani. La minaccia aliena incombe, però, e una nuova razza antropomorfa di dominatori si sta diffondendo grazie ai suoi poteri di soggiogamento delle menti. Riuscirà la scienza a vincere questa battaglia intergalattica? Purtroppo proscienza per essere un film italiano. È vero. Del ministero. Quarto, e qua vado a toccare corde che sono già state mosse da tempo. Genere horror, flavor epico, la Madonna contro i licantropi. Ok. Locandina, la Madonna in abito azzurro in posizione di santità incenerisce il licantropo con una benedizione in sanscrito. Trama, risvegliata dalle continue bestemmie dei moribondi, la Madonna scopre che il mondo è infestato dalla piaga della licantropia. In una notte di luna piena, Maria decide di scendere in terra e debellare di persona il morbo con i suoi poteri, ma un terrificante segreto la aspetta. Quinto, avventura sentimentale, il codice Toninelli. Due individui di cui non si distinguono i volti si abbracciano in bagno sulla locandina mentre un carteggio viene risucchiato dallo scioccone del water. Sintesi della trama: due anonimi esponenti politici di parte avversa si trovano casualmente in una biblioteca del palazzo parlamentare e cominciano a leggere per noia. Essendo analfabeti funzionali, fanno nuove sensazionali scoperte che li porteranno a cercare di svelare i misteri della politica e dell'amore in una rocambolesca avventura a colpi di provvedimenti. Quindi un dramma parlamentare. E poi ultimo, western, commedia, Natale al confine. Un gruppo imbarazzante di italiani e italiane vestiti da cowboy sulla locandina campeggiano e incarnano tutto il pecoreccio possibile, mentre sullo sfondo uno di loro insidia la First Lady. Più o meno la trama deve essere: un gruppo di italiani parte volontario per presidiare il confine messicano e aiutare l'amministrazione a erigere il muro, utilizzando come collante la pasta di grano tenero e l'anduja calabrese. Ben presto, in un mondo così lontano, la nostalgia per il calcio, il cibo, i vestiti e la figa prende il sopravvento. Questi sono i sei soggetti che la piattaforma passa. Però avete facoltà di respingerli. Proponi. Sempre quello lì, con Toninelli, perché visto che l'Italia è sempre avanti con sì. I temi che vengono portati nel cinema, Toninelli e Burioni che si scambiano di corpo. Bellino. Vi piace? Aspetta, no, oppure altri personaggi. Comunque, perché è classico, ormai è una cosa che si faceva 30 anni fa, lo scambio di corpo, certo. No? Tipo che si scambiano di corpo e alla fine potrebbe essere, la dico così, poi vedete voi i personaggi, lo scienziato arriva a capire un po' il punto di vista suo e viceversa. Quindi è molto italiano, perché abbasserebbe la media di tutti e due abbassandola al basso.
Però guarda che l'Estonia è praticamente il Messico dell'Europa, Sì, però il Natale a quel punto, tipo il film quello di Natale. Beh, certo, Natale al confine, diventato al confine con il Messico. L'Estonia è praticamente il Messico europeo. Però quindi vuoi andare a girare in Estonia. Secondo me i film questi qui devono avere anche una morale alla fine. Che di solito può essere nei vari Natale cercano di buttarcela a caso, tipo no, non tradire, rimani con tua moglie. Ma lui chi è? Lui è il mio... Scusa Diaz. Lui è lo stagista, lo scrittore, lo sceneggiatore. È uno dei nostri attori e sceneggiatori. Ah, per risparmiare sui budget. Faccio doppia fattura. Bravo, bravo. O fai una fattura sola per due ruoli, che è meglio. Che infatti è per risparmiare sul budget. Certamente. E guardo, lui sapendo già. Vabbè, se volete girare in Estonia ce ne possiamo parlare. Bisognerà truccarli un po' da messicani, perché non mi sembrano proprio che abbiano le physique du role, no? Ma sa, il messicano adesso è molto più diffuso di quanto lei possa pensare. Quindi... Se no, io ho una famiglia di Potenza che all'occorrenza sono belli scuri, sembrano un po' messicani. Mi sembra perfetto. Comunque, beh, ci sono dei luoghi vicino Catania che andrebbero benissimo. In più, adesso sono in debito di 1,6 miliardi. Come ti chiami? Nando. Nando, volevi la morale, no? Ci abbiamo pure la morale. Si trovano dall'altra parte del muro e si trovano i messicani in America e gli americani tipo quelli al nord e al sud che hanno fatto con Bisio. Esatto. Però non quello lo è ancora moderno. Ok. Vi piace? Va bene. Vi piace? Dai, devi fare una puntata su i cinema. Sì, non sputtanarci la programmazione. Beh, vi piace come idea? Via. Bene, allora adesso Diaz racconta la trama, perché adesso è fondamentale per gli attori conoscere bene la trama. Perché? Perché voi avete su tutte le schede uno slottino per le parole chiave. Ma io devo fare l'attore o posso fare lo sceneggiatore? Puoi fare tutte e due le cose. Ah, ok. Basta che metti. Perché io volevo fare lo sceneggiatore F5, F11. Beh, se proprio vuoi. Ok. Quello strapagato. Allora, faceva due fatture. Allora, mentre Claudio descrive quello che sarebbe il blurb, cioè no, la parte, la sinossi del film sul DVD, voi dovete individuare una parola chiave in questa descrizione che si adatta perfettamente al tipo di attore che volete interpretare. Okay. Perché quella parola chiave nel corso del gioco sarà quella che vi permetterà di entrare in scena. Cioè quando nel film quella parola chiave viene chiamata in causa, voi avete facoltà di interrompere la narrazione e partire raccontando la vostra parte della scena del film o interpretando la vostra parte di scena del film. Domanda, e vale anche per me che non faccio l'attore. Vale per tutti. Okay. Se hai ancora una domanda da fare, no, falla prima che inizi. Perché... Vai, la faccio dopo. Allora, Paolo, operaio del centro Italia, crede di aver ereditato da uno dei suoi zii d'America una piccola quantità di soldi e un terreno negli Stati Uniti, in Texas. La Lettonia è praticamente il Texas dell'Europa. Sì, no, beh, certo. Tallinn e San Antonio proprio. Decide tanto, quindi... Vicino Brescia ci sono delle location per fare Tallinn uguali. Perfetto. decide quindi di abbandonare Luana, la sua moglie, di cui non sopporta più la presenza in casa, che aveva sposato quando lei era giovanissima e molto bella, ma che nel frattempo si è adagiata sugli allori, e decide quindi di partire per sistemare questo suo appezzamento di terra, scoprendo solo quando ormai è già arrivato negli Stati Uniti che il suo appezzamento sta esattamente a metà tra il Messico e il Texas e che il muro dovrà essere costruito a metà della sua casa, appena finita di costruire. Paolo si trova... Andiamo in storia, facciamo il west, western. Sì. Okay. Ma lo girano in... Ma lo giriamo in Estonia, costa pochissimo. Ah, ok. Non mi sembra molto brillante però Nando, cioè nel senso... Poverino, sono le quote che dobbiamo prendere... Per ah, mezzo. Le categorie protette, ho capito. E allora non so se possiamo prendere location per il Texas.
Paolo si trova quindi nella situazione di dover scegliere se abitare negli Stati Uniti o in Messico, scoprendo però che dall'altra parte il suo vicino, Pablo, è quasi identico a lui. E decidono quindi di scambiarsi ogni settimana per vivere entrambe le vite da un lato e dall'altro del muro. La moglie di Pablo poi è una gran figa. La moglie di Pablo viene dal nord Europa. Pablo era molto fortunato, ma non per gli standard messicani. Per gli standard messicani sua moglie è orribile quanto Luana. La gente si fa il segno quando passa. Molto interessante. Entrambi quindi scopriranno di nuovo l'amore, uno in Luana e l'altro in Nando, dammi un nome. Francesca. Ok, la chiameremo Erika, ecco. un po' più nordico. E ammazza Nando però. E avranno molto da ridere anche con i vicini di casa di uno e dell'altro, che ovviamente non si aspettano questo scambio di personalità. Ok. Tutto questo è l'italianità, la nuova Italia. Beh, ma cioè, Paolo sì, ovviamente io, in realtà. Paolo ovviamente porta tutta la sua conoscenza dell'Italia per mettere d'accordo sia i texani che i messicani. E allo stesso tempo per costruire il muro migliore, perché come sappiamo lui era un operaio. Quanto costruiva... deve fare ridere? Non lo perché so. C'è una gag col peperoncino messicano che viene usato per la pasta, magari uno di quelli pesanti. Mamma mia! Dipende dalla sponda di Paolo. Cioè, se la sponda di Paolo è la sponda governativa, no. Se la sponda di Paolo invece ammicca, e allora il PD, allora sì, va bene anche la gag col pente. Bravo Nando, Beh, lo scelto, scelto, forse ti rinnoviamo lo stadio. L'ho scelto personalmente. va bene. Allora Diaz, lascio a te la scelta degli attori, perché la però, gag degli sci nell'ultimo film è mia, mi raccomando, cioè vai pure alla casa di riposo per artisti in pensione e tira su un tanto al chilo, anzi facciamo proprio stile Messico, apri il furgone. Vai, chiamo Tettamanzi, lui trova sicuramente qualcuno di adatto. Ecco sì, però digli di stare tranquillo perché paghiamo a 120, 150... Poi 160... 160 mesi. Ecco, cioè, digli non farsi venire le solite crisi. 120 mesi. Quanto abbiamo di budget? 5, 10, 20? 40, 50. Ok, ne abbiamo 20. Ok, ecco. Va bene. Perfetto. Bravo. Possiamo anche spendere su un'attrice perché c'è la moglie... Di chi? Niente. Attento perché le mogli sono... Ma che voleva fare l'attrice? Sì, ma devi chi è il suo sponsor in Parlamento? Scusa, ma... È uno di più Europa. Ma il regista? E il regista... Nando conosceva uno bravo. Nando conosce tipo il cugino, però non può fare la cosa col governo così. Cioè mi serve uno abile, hai capito? Tipo quelli che filmano Mastrota quando fa le televendite, hai capito? Con quelle belle inquadrature fisse, no? Che poi muovono solo a destra e a sinistra, ma senza impegno, perché non è che possiamo stare lì ad armare. Ne ho un paio, posso cercarli. Dolly, Polly, Molly. Niente Dolly, niente. Ah, ecco, no, meno male. Camera fissa su cavalletto. Sì, ok, perfetto. Possibilmente una telecamera digitale di quelle da MediaWorld, cioè nel senso senza stare a... No? Ne sceglieremo uno che ha già l'iPhone di suo. Ah, fantastico, potremmo... Ecco, che adesso va di moda, no? Girare anche la grandi film con questo affare, esatto. Qua. Bravo, perfetto. Intanto, poi su Amazon c'è lo stabilizzatore con 20 euro. Nando, non iniziare con le spese che ancora non abbiamo messo in piedi. Ma il senso per l'iPhone, no. Va bene, sì. Possiamo vedere dai cinesi. Avete segnato parole chiave? Sì. No. Non ne ho. Scegli una che non sia muro, che è la mia. Beh, ma partecipate anche voi sulla storia, perché ci sarà una revisione, no? Sì, sì. Prima di andare poi a essere girata. Beh, okay. Adesso Nando ha scritto il primo copione. Sì, però la prima stesura che è esattamente lettera per lettera. Però che hai preso appunti mentre parlava. Sì. Ok, perfetto. Io ho cercato di infilarci però Francesca. Va bene. Che ho corretto a penna con Eric. Perché è una con cui ci sto provando, che gli ho detto che le faccio. Ah, che nome di una comparsata nel film. Te pareva. Va bene. Nomi. Messi. Ok, poi. Messi. Sotto il nome c'è scritto e sono. Lì dovete indicare il ruolo e soprattutto il vostro aspetto fisico. Cioè come siete. Cioè qualsiasi cosa che sia indicativa di come apparite.
sullo schermo o non sullo schermo. Tra l'altro in questo momento ci sta seguendo anche Gigi Studio, che è la casa editrice. Ciao Gigi Studio. Quindi la parola chiave erano, sono parole della, allora le parole della, alla casa editrice, interno alla, alla trama che ha scritto, che ha, che ha descritto Claudio. Quel vale come, vale anche come, lo so. No, no, quello ve lo spiego dopo. Okay. Parole chiave, quindi possono essere diverse tra tutti. Sì, più sono diverse tra tutti meglio è, anche perché non potete andare in conflitto sulla stessa parola chiave. Qui, no, no, una per il momento, perché poi mano a mano che le scene andranno avanti, se c'è qualche altra parola chiave che vi accende la lampadina, la segnate in modo da poter partecipare alla storia mano a mano che si costruisce. Io la prima parola che ho segnato è budget. Ok, perfetto. Quindi voi avete la parola chiave. Io ho messo la gag. Va benissimo. Io sono confine nel nulla. Io ho scritto parrucca. Terreno. Nduja. Vai, vai, non vado a caso. Pensa. Anzi, no, io la cagli la metto in pasta. Tramonto. No, deve essere, deve venire vabbè, quello che deve. Poi tramonterà. Quando calienta il sol. Messico. Messico. Nuvole. Non possiamo usare Messico e nuvole insieme, però, perché ce operaio. Ce n'è a iosa. Operaio era la mia prima. Tua moglie. 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 Perfetto. Ok, accanto, accanto alla parola chiave, che sarà il vostro primo attivatore, voi avete anche, vale anche come, due volte. Sì. Infatti per ogni parola chiave voi potete trovare due gruppi di sinonimi, in modo da allargare i momenti in cui potete entrare in scena. Ok. Quindi mano a mano che vi vengono in mente sinonimi relativi o legati alla parola chiave che avete scelto, li potete segnare lì in modo da giustificare i vostri ingressi. Taglio. Per esempio. Deve essere necessariamente un sinonimo oppure anche una cosa tipo da muro passi a litigio e va bene uguale. Se tu intendi muro come qualcosa, mettere il muro litigando, sì. Ok. Okay. Io tipo pasta e cucina. Sì, siamo. Ci sta. L'importante è che siano cose che estendono il significato della parola chiave, perché altrimenti naturalmente usandola in maniera letterale sarebbe tutto molto più difficile. Poi sotto avete special a disposizione. In questo caso noi facciamo quello che dovrebbe essere un western commedia. Uh-huh. Quindi voi avrete a disposizione questa cosa. Lo special non va segnato, va segnato solo quando lo consumate. Uh-huh. Ed è sostanzialmente il modo che avete per vincere un conflitto. Uh-huh. Cioè voi durante la recitazione nel film potreste avere dei conflitti, cioè voler andare in una direzione di trama o in un'altra. A un certo punto, per vincere il conflitto, il confronto con l'altra persona che non è d'accordo con la vostra deriva, usate uno special e avete vittoria automatica. Vi impadronite della narrativa e portate la narrativa dove volete voi. Gli special si consumano, ma li potete recuperare tutte le volte che narrate contro il vostro personaggio all'interno del film. Cioè usate la parola chiave non per darvi una spinta in avanti, cioè fare cose buone per voi, ma cose invece contro. Okay. Per esempio, se il produttore si mette in mezzo, stoppa una scena perché non va bene, perché è così, gioca contro di sé perché naturalmente sta facendo casino, il film non finisce, e contemporaneamente però recupera uno special. Okay. Giusto per spiegarvi. Poi sotto ancora avete il vostro scopo. Allora, i vostri scopi sono sostanzialmente le finalità che avete durante il girato del film e anche la conclusione, cioè lo scopo che avete per il vostro personaggio, quindi per il personaggio che interpretate nel film, o per il vostro attore. Cioè, quindi può essere uno scopo cinematografico, cioè io voglio che il mio personaggio risalti per l'interpretazione drammatica, esempio. Altro esempio tarato sul cinema di tutti i giorni, io voglio che Marty torni nel 1985. Oppure può essere uno scopo dell'attore, io voglio uscire dall'ospizio e tornare a fare l'attore che guadagna un sacco di soldi. Uh-huh. Esempio brutale. Gli spettatori da casa suggeriscono anche una parola chiave che secondo me può andare bene per il nostro produttore. Vai. Cagna. Cagna. Non sono preso moglie e altra moglie. Io scopo posso mettere quindi tipo che lo scopo del mio personaggio è andare incontro a tutto quello che mi dicono e modifica la sceneggiatura. Tipo, ah, quindi vuoi proprio parte? Certo, facciamo questo. Facciamo questo perché poi così mi richiamano sicuramente gli altri film. Il tuo scopo è leccaculo. Devo rispiegare una cosa a Matteo. No, ho capito, però le parole devono estendere
il concetto iniziale. Certo, infatti altra moglie è troppo simile alla parola iniziale. Ma è un'altra attrice, quindi sì, ma tu se già metti moglie puoi entrare a parlare di due. Moglie è già moglie. Altra moglie. Sono entrambi moglie. Puoi entrare su tutte e due, Matteo. Se metti certo. Cioè, se vuoi essere fai femmine. Esatto. Poi avete sono capace di. Quelle sono capacità che all'interno di una trama, questa è una cosa che compilerete contestualmente allo sviluppo dell'intreccio, vi permettono di risolvere dei momenti. Esempio, sono capace di è una cosa del tipo colpisco un barattolo di latta a 50 metri, no? Se dovessimo fare a pistolettate. Quindi nel momento in cui in una scena è necessaria un'azione così particolare per portare avanti la trama e la narrativa, allora a quel punto lì voi sapete perfettamente che potete buttare dentro sono capace di e risolverla. Ok. Contraltare ci sono gli anche se. Ma non la devi scegliere subito. No, no, okay. Puoi anche sceglierla durante la narrazione. Uno lo metto. Il contraltare sono gli anche se. Anche qui i sono capace di possono essere qualità di personaggio, qualità attoriali o qualità di interpretazione del personaggio. Quindi possono essere competenze che ha l'attore o competenze che ha il personaggio che l'attore sta interpretando. Gli anche se sono il contrario. Quindi sono capace di colpire un barattolo a 50 metri, ma solo con la mano destra. Anche se solo con la mano destra. Quindi se sparo di sinistro ammazzo il cane del vicino. Scusa, cane del vicino, cambio esempio. No, ma era cane nel senso cinematografico. Ah, ok, va bene. Quel cane del mio vicino. Ok, va benissimo, perfetto. Ma quanto devono essere generiche queste o specifiche? A vostra? Tipo, sono capace di fare modifiche a sceneggiatura accettate dal produttore. Perché no? Okay. Sì. Anche però... se sono un cane a recitare, quindi farò il cuoco muto. Esatto, per esempio. Non possono essere, non deve essere collegato, non, l'unica cosa sì. Che non possono essere concatenazioni, cioè io non posso scrivere un sono capace di che concateni n successi. Deve essere una cosa sola. E l'anche se deve essere relativo al sono capace io, può essere di o può l'anche essere se deve essere qualcosa che compensa il sono capace di. Ok, tipo io ho scelto sono capace di far ricadere la colpa su qualcun altro anche se agisco male sotto stress. Ok. Per esempio, ci sta. Sto facendo l'attore scemo. Io sono capace di palleggiare, ma dopo 30 secondi inciampo e cado di faccia. Ok, perfetto. Quindi è un perfetto comedian. Sì, il mio scopo che è personaggio aveva il tizio, il suo capo? Era il? Era sostanzialmente un direttore di rete. Ok. Bene. Io ho il vuoto totale in testa, quindi mi tiro fuori e lascio giocare voi, non ha senso. Addirittura. È troppo complicato per me. Non, sicuro? Sì, è troppo difficile. Attenzione. Sto qua e guardo. Sicuro? Addirittura. Una volta quando è in gioco. Vai, iniziate che sennò perdiamo tempo. Beh, come Ricciotto, lui non guarda i film, non esatto. Li gira nemmeno, quindi... Vabbè, poi eventualmente intervieni. No, esatto. Quando hai chiaro. Dai. Io ho messo, sono capace di scrivere ciò che piace al direttore di rete, ma davanti alla telecamera non parla, va in panico, totale. Perfetto. Non riesce a spiccicare parola. Ottimo. Ma sei un attore? Sono uno sceneggiatore attore. Ok. Stagista, faccio due lavori. Come attore non Seppia! Seppia. Come attore mi fanno fare solo... Esatto, perché non riesce a recitare battute. Io riesco a imparare il copione in un minuto, ma solo se me lo legge lo stagista in un minuto. Grande, perfetto, siamo nello spirito. Meno male che so scrivere ciò che piace al direttore di rete, quindi posso stringarlo. Bene, quindi i due attori che abbiamo per interpretare Paolo e Pablo e Luana, poi Erika, vediamo. E io è la stessa attrice, solo che a seconda di come la guardi da un lato o dall'altro del confine. Beh, io ho deciso che voglio fare entrambe. Io ho scritto parrucca, sì, con la parola chiave, perché ho già qualcosa che parte... cambia il vestito, ovviamente uno un po' più leggero, anche se sono a 500 metri, no? E come vi chiamate, però? Io sono Rabarbaro Snake Plischetti e sono l'attore macho. Attore macho? Sì. Fantastico.
poi abbiamo... Io sono Provenza Carité. Sembra uno con stick. Con la K. Sembra uno stick da sì, chiaramente. Vero, sembra. E sono una ragazza semplice, ma non si capisce se abbia 20 o 60 anni. Ok, perfetto. Ma chi è l'altro attore? No, io faccio il cuoco muto. Che però ha le reaction shot tipo ma poi se deve avere una parte o qualcosa è quello che ovviamente essendo muto i sensi sono estesi e quindi è il cuoco bravissimo. Ma per fortuna abbiamo anche un regista. Esatto. Che è? Duilio Persichetti. Duilio Persichetti. Allora, Duilio Persichetti ha fatto solo spot pubblicitari. Perfetto. Okay. Quindi non ha mai girato più di 37 secondi. Beh, con un po' di tagli. Beh, perfetto per il mio Provenza Carité. Beh, perfetto per il mio imparare il copione in un minuto, se sono solo 37 secondi. Persichetti. Snake. Sì, Diaz, sono indietro, lo so, ma tra un po' la pubblicità della carta da culo arriva. No, lascia stare la carta da culo. Adesso la carta da culo non ci interessa in questo momento. Ah, state facendo voi? Nando, come non voi? Interrompere. Vuol dire voi? Non interrompere la conference call. Chi è questo qua? No, Nando. Non parlo del voi, sono un grande fan. Ma di chi? Della carta. Dei miei spot o della carta? Del culo. Nando. Scusa, non interrompere la conference call che poi ci fanno pagare il sovrapprezzo. Grande fan. Lo detraggo dal tuo stipendio. Uno stipendio. Beh, ti mando dei rotoli allora. Se no. Bisogno. Persichetti, ho bisogno di qualche cosa di più importante. Dobbiamo andare in Estonia. A fare pubblicità? A fare non una pubblicità, a fare un grande programma nazional popolare. Un grande programma nazionale, ma io ho registrato solo spot pubblicitari. Perfetto, noi dobbiamo fare delle scene molto dinamiche, molto veloci, a telecamera fissa sul cavalletto. Quindi perfetto come giri le pubblicità, però in Estonia con due attori. Sì, però io ho bisogno però che nella trama parlino per slogan. Questo... Perché se parlano per slogan io c'ho l'orecchio e allora sposto le inquadrature. Altrimenti non riesco a capire, cioè a me il dialogo forbito non mi attiva, hai capito? A questo ci possiamo pensare, non ti preoccupare Persichetti. L'importante è che tu su questa cosa mi devi dare il tuo sì sicuro. Perché... l'altra cosa fondamentale è registrare su pellicola, perché io in digitale proprio non so fare un cazzo. Ecco, no, quello assolutamente no. Il budget non ce lo permette. Ma sono sicuro che la tua grande maestria sarà più che sufficiente a registrare con... Che telefono hai? Non ce l'ho. Vabbè, Nando, poi gli dai il tuo telefono. A registro col telefono di Nando? Sì. Un 3310. Perfetto, è indistruttibile. Poi darà quella grana un po' messicana a tutta la pellicola. Adattiamo, senti, mettiamo la camera da video. C'è la Clerici nel programma? Nel programma sicuramente, c'è nel programma, in qualche programma c'è la Clerici. Adesso tu inizia a prendere i biglietti per l'Estonia, poi te li rimborso dopo, ok? In che possiamo senso, mettere nella scena della cucina un libro di cucina della Clerici che si vede bene? Veramente? Nando, cioè, non interrompere la conference call. Dobbiamo partire il prima possibile, perché il film deve essere finito entro Natale. Dato che è il 17. Quindi dobbiamo... Vabbè, giriamo in due giorni. In quanti altri giorni si può girare? Scusa, ma poi chi lo monta il film? Io, Nando. Avendo sempre girato in presa continua, non è che sto... Lo monta Nando il film, tanto è bravo a fare queste cose, non ti preoccupare. Il nipote che... Ecco. Il nipote di Nando? Va bene. Nandino. Allora, facciamo una cosa, facciamo come facevano i registi negli anni 70 e 80, che il nome lo mettiamo con l'anagramma. Okay. Quindi non mettiamo Duilio Persichetti, perché so già che questo qui è uno sputtanamento rispetto al mio grande palmarès pubblicitario. Che poi ma quale chiamo... sputtanamento? Questo è un lavoro per il ministero. Appunto. Tu non capisci, è la rete che ce lo chiede. È la rete. Sì, ho capito che è la rete, però vabbè. E quindi adesso tu mi dici di sì, prendi questi biglietti per va bene, l'Estonia. Va bene, ci vediamo in Estonia. Oh, ma senti, bravo. Se vado lì due giorni prima mi pagate anche l'albergo due giorni prima, che sai, lì c'è un po' di movimento in Estonia, no? Cioè, di solito dicono a chi piace là, tiri la riga, no? Abbiamo un budget di 10 milioni. Ma in Estonia è riga? Abbiamo un budget di 10 milioni, non andiamo nelle grandi città dell'Estonia, andremo in un paesino. Ho capito, devi però... prendere l'albergo in un paese un po' definito. Va bene, però mi devi dire qual è il paese delle tre, perché io le confondo sempre. Non lo so, una di quelle lì. Nando, qual è? Devo cercare online, un attimo. Qualcuno mi dice qual è la capitale dell'Estonia? Arrivo. Tallinn. Non è Tallinn, Estonia, sì. Tallinn.
Mi sembra di sì, non vorrei dire una scemata. Sì, sì, è tardi, l'ho guardato prima. Ah, ma chi era che recita nel film, a proposito, Diaz? Guarda, ho già contattato io... Grandi nomi. Fischetti, nel ruolo di protagonista e... Ma tu lo sai che non sa leggere il gobbo, Plischetti? Vabbè, ma non c'è bisogno del gobbo. Il gobbo è antiquato, noi siamo la modernità, vero. Siamo il cambiamento. Siamo il cambiamento. Siamo il nuovo che avanza. Plischetti improvviserà come sa fare. Abbiamo... la signorina Carité che fa due ruoli addirittura. Con lei abbiamo fatto il è poliedrica. Con lei abbiamo fatto lo spot di uno stick per le labbra e nell'altro spot quello che avete fatto della crema per il tartufo, okay. Quello lì sembrano due persone diverse, può fare benissimo i due ruoli. Ah sì, perché se capisce che età c'ha, è vero, dipende dalla luce, dipende dalla calza sull'obiettivo. Va bene, vabbè ci vediamo in Estonia. Bravo. Questo è il viaggio. Ma quindi come lo chiamiamo sto film? Natale sul confine. Natale sul confine. Ah. Va bene. Quindi un western moderno. Esatto. Scavalliamo politicamente verso l'Estonia. Arriviamo. Risparmiamo sul budget. Risparmiamo ovviamente sul budget. C'è una bella location che sia uguale al Messico. Sì, in una bella pietraia, loro li mettiamo dentro due roulotte. Mettiamo due tizi biondi con gli occhi azzurri con un cappello da messicano. Oh, allora il texano di che colore li aveva gli occhi? Di ghiaccio. Di ghiaccio, quindi gli estoni andranno benissimo a fare i texani. Esatto. Poi i capelli sotto il cappello non si vedono. Perfetto. Tanto fanno tutti la siesta per strada, no? Sì. Va bene, allora, vabbè, piazziamo un po' di comparse in giro. Questa qui, prima scena. Allora, Paolo arriva e scopre che c'è il solco del muro. Esatto. Paolo è lui. No, Paolo sei tu. Paolo sei tu. Io sono Pablo. Tu sei Pablo e Paolo. Ah, doppio ruolo anche per me, ok. Sì. Esatto. È una grande commedia del... Trucco ed effetti speciali, come nelle grandi produzioni italiane, no? Quelle che hanno lasciato il seguito, tipo è arrivato mio fratello. La toccatrice è brava, perché è mia sorella. Va bene. Ma c'è qualcuno che non è parente in sta produzione? Se devi sbagliare. Tu sei cugino di qualcuno? No. Allora, vedi però, che c'è qualcuno? Però Paolo arriva, si rende conto che c'è il confine del muro, e allora si mette a zappettare... per spostare il confine un po' più in là. Ok. Quadratiro. E quindi, Carité, che è la nostra Erika, la bellissima Erika. La bellissima Erika. Grazie. La bellissima Erika. Dove eri? Che sta in Messico. Sta nella parte messicana. Mm-hmm. E vede che il buon Paolo sta ritagliando un pezzo della loro proprietà per spostare il confine. E litigano su quale sia effettivamente il confine di una e dell'altra proprietà. Quindi, allora, mi raccomando, Plischetti, mi raccomando, improvvisazione, testi brevi, mi raccomando, e dialoghi concisi, non stiamo lì al solito, non no? Non mi disturbi, signoria Carité, e le leggo il copione velocissimo in un minuto. Esatto, così. Leggilo. Ok, ok. Leggilo. Questo è il... io sono un ignorante da parte di una carità, non so come è scritto un copione, quindi dirò cose a caso, comunque... Esterno giorno, Messico. Vede quest'uomo che sta arrivando, si avvicina, inizia a dirgli queste parole, ovviamente in spagnolo. In spagnolo, perché è uguale. Vedete, in spagnolo, lui non capisce. Si guarda così, però lui è ammirato da quanto è bella. E un po' di sguardi languidi, sguardi un po' di meno. Poi arriva tuo marito Pablo e parla. Allora, io direi, giusto per, no, così almeno ci facciamo su qualche soldo sto film. Allora, Paolo nudo, torso nudo, così è. Mettiamo l'olio solare e tu, quando ti metti l'olio solare prima di zappare, perché vuoi mantenere la tua abbronzatura di italiano verace, lo giri in favore di camera, così facciamo un bel primo piano all'etichetta. Meno movimenti di camera però, Sì, e per brevissimo tempo, perché poi qua fa freddo, siamo <a l'attore. ride> Come fa freddo? Siamo in Messico? Metodo Stanislavski, cioè, ve lo dovete sentire addosso la parte. Sì, ma se si rovina Snake ci fa capo, ci fa pagare un sacco di soldi. Ma è moribondo, sta all'ospizio. Perché? Vabbè, va bene, tutto pronto per la prima scena? Prontissimo, per Sighetti. Un attimo le luci. In posizione. Marmella. Ci sono luci. Telegatti. Telegatti. Io tengo a caso uno di quei cosi bianchi per far defiattare la luce. Esatto, le comparse, le comparse un po' lì dietro, ecco, il texano un po' più in là,
Ecco, vicino al cavallo. Una produzione da 6 persone, cioè tra tutti quanti. Dietro il cavallo. Abbiamo un cavallo. Ecco. Neanche Boris era così. No. Quindi Natale sul confine, scena 1 prima. Sì, no, ma scusate, io non sono spagnolo. Grazie. Stop! Stop! Hai ragione. Carite. Non è un problema. Tu hai visto i film di Piraccioni? Basta che aggiungi una S, una S. Oh, bravo, bravo Nando, che lui si chiama Metodo Piraccioni. Lui ha visto i grandi film italiani. Perché a me piace Tarkovsky. Ecco, cos'è Tarkovsky. Ha presente l'interpretazione della Falchi in quel film? È quella dove fa l'uomo. Okay. Cioè, lì è molto brava. Scusa, bene. Ma Tarkovsky è una marca di vodka, no? Perché mi ricorda qualcosa. Sì, credo che sia. Stiamo accendendo la luce. Allora, okay, qua okay. Mi si sta congelando. Grazie. La crema. In effetti, io sto sfregando per un asciugamano. L'attore è capezzoluto. Pronti? Natale al confine 1-2. La luce, aspetta. Ok, ci siamo. Stop! Che cazzo fai? È pronta. Nando, la prossima volta che la luce non è a posto, lasciala com'è. Ma si muove, è passata un'ora. La sistemiamo in post-produzione. Ma la chiamiamo fotografia, no? Adesso funziona così. Quando non sanno come cazzo dirigere le luci, la chiamano fotografia. E uno dice... Ma questo iPhone non c'ha l'autofocus. Nando, guarda, fai così. La lasci così com'è. E poi metto il filtro. No, non mettere filtri. Tuo cugino la sistema in post-produzione. In post si può far tutto. Se no lo licenziamo. Nessuno ha capito che la luce vera è quella dei neon del supermercato. Quella è la vera fotografia. Pronti? Natale sul confine, c'è uno terza. Io devo... Sono un uomo macio che zappetta. Mi scusi. Cosa sta facendo nel mio terreno? Il confine è quel che è. Non c'è scampo più per te. Io chiamo la polizia. Inizio a palleggiare con la polizia. Chiamo la polizia col mio telefono vecchio. No, polizia. No, aspetta. Sì. Mi abbasso la spallina. La spallina. Sì? Non aspettare più, continua pure. Non con il telefono. Come schiamare polizia? Polizia ad altas voces. Io mi avvicino alla cosa e faccio, ma parla spagnolo pure lui. La rete vuole solo gli attori migliori. Stop! Che cazzo commenti che si sente tutto? Un microfono abbiamo, lo reggi tu e fai i commenti. Vai. Ma io l'ho spostato. Sneak, io non sono sicura che questo sia un modo di... Stiamo recitando bene. Come stiamo andando? Perfetti, bravissimi. No, perché non me la sento tanto la pulizia, la spallina. A un certo punto io non capivo cosa state dicendo perché non sono spagnolo. Ok, fantastico. Senti, sceneggiatore, ascolta. Adesso mi devi inserire la polizia, però, perché qua la polizia non certo, è polizia. Certo, messicana, quindi capito? Allora, vi metto il telefono su silenzioso. Sì. Chiamo io, sì, e metti il via voce e faccio la polizia. Okay, okay. No, non hai capito. Non sono in camera, posso parlare. Ci serve un poliziotto, cioè dobbiamo farlo arrivare. Ma sai, non deve essere il tipico. C'ho una stella da sceriffo. Il tipico messicano, cioè hai capito? Basso, che fa cose maldestre. Hai presente quello di Trinità? Nando, fallo tu, sei perfetto per la parte. No, non posso parlare. Intimorisci. Appunto, tu sarai intimidito dalla presenza di questo aitante italiano al confine con il Messico. Tu sei polizia. Quindi prima parlo messicana. Fuori campo. Che... Ok, ti do il microfono. Esatto. Nel frattempo, le comparse avanzano minacciose come texani verso il poliziotto messicano, temendo che sia uno che vuole scavallare. Va bene? Sudare. Nando, mi sembri un po' inquieto, potresti fare la pubblicità per quando ero a teatro. E... sì, quando eri a teatro, quando ero, sì, e il grande Lurboknik disse che questa recitazione è... fidati. Okay, allora chiamo, rispondi, ok.
Ok, allora adesso la chiamata di Erika, abbiamo detto. Lei è Erika. Ok, la chiamata di Erika arriva a buon fine alla polizia messicana, che naturalmente con la consueta, no, efficienza dei mediterranei e dei latini arriva immediatamente sul luogo. Certo. No? Prima la chiamo, provo a mettergli la voce così si sente. Sì, va benissimo. La polizia risponde. E risulta però intimidita dalla possanza del nostro Paolo. Esatto, esattamente, che è supportato dalle comparse che minacciose si fanno alle spalle di Paolo. Paolo a quel punto capisce che l'Italia sostanzialmente è uguale al Texas e quindi comincia a sentire il contatto con la terra. Ok. Ok, quindi fai qualche gesto che faccia capire il contatto con la terra, però capito? No? E poi soprattutto, Plischetti, più italiano. Ok. Però io non vorrei dire, ma c'è il ghiaccio nella terra. Ma lo togliamo in post-produzione, okay, okay. Non ti preoccupare. Io sto appando un filtro apposta. Esatto. Quindi, ecco. Al maestro. Erika a quel punto rimane sconvolta dalla differenza tra il sottouomo, cioè il poliziotto messicano, e invece l'aitante Adone. Giallo tricolore, verde. Sì, beh, giallo, naturalmente. Perché ecco. Sta morendo. Ecco, ecco, colori. Ecco. Trucco. Un bel tatuaggio sul torace del nostro. No? La truccatrice è andata a prendere qualcosa da mangiare. Cazzo, ma non era tuo cugino, tua sorella? Ma glielo faccio sorella, io, ma non c'è problema. Ah, perfetto, benissimo. Posso, perfetto, sono quindi, truccatrice la seconda vita di. E, okay. E il tatuaggio ha scritto. Dimmi io tu, io ne approfitto per toccarla. Mamma, ah, okay. Tipico, un tipico tatuaggio un italiano, un cuore con la mamma. Un e... bel tatuaggio che ha scritto Paolo Maldini. Che è una cosa che ho la visto magica, sul serio. La magica, in pupone. La magica e la mamma. Quindi, Maldini, la magica così. E la mamma. Ok. Esatto. Perfetto. Sto sudando. Infatti così. Comparse sì. Là dietro. Più, silenzio, silenzio. Esatto, un po' più minacciosi. Il corpo ai tanti. Un po' meno Che roba. Veramente, veramente ricco. Sto passando del tempo. Ok, scusate, adesso. Vai. Rifacciamo tutto o ripartiamo dalla chiamata? No, dalla chiamata, no, che dalla rifacciamo chiamata, tutto, ormai chiamata, anche possiamo tagliare dalla chiamata, le cose. Nella giusto, prima giusto. Scena il tatuaggio lo mettiamo in post-produzione. Ok. Tanto, devo cioè. Chiamare, quindi ricomincio. No, ti chiamo no, io. No, 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 no. Okay. Richiami tu. Quindi ha già fatto la chiamata. Okay. Natale sul confine, scena 2, ciacuno prima. Signorinas, tutto bene? Tutto bene, io ho bisogno di un aiuto. Veniamo subito. Un aitante suomos italianos con un petto svilloso. Ah, italianos, ci penso sios. Cercas di zappare sulla terra in un modo viriles come non ho mai visto. Ti sta ancora chiamando io arrivo. Aiutos. Io intanto mi spalmo la crema. E io sto sudando copiosamente col cappello. E guardo in camera. Fisso. Ogni tanto guardo sulla camera. Oh. Mi poliziotto. Guardo, si vede che guardo i muscoli. Oh. Faccio segno di te che lo tengo d'occhio. E stop! Non andava bene. Plischetti. Sì, più italiano. Più italiano, più parole, è lui quello spaventato e silenzioso. Ah, okay. Io le consiglio tipo, oh mamma mia, la mozzarella. Ah. Cioè siamo proprio vabbè, degli grazie, abisi. Carite. Se riesci, Plischetti, oh mamma mia, la mozzarella bella, la mozzarella per tutti i giorni, eh? Così? Okay. Va bene? Ok, dov'è la cinepresa che... Camera 1, camera 2. Uno. iPhone 1 e iPhone 2. Okay. No, iPhone. Non l'altro uno di quelli finti attaccati di plastica che sarebbe il prendere. Come siete giovani? Cioè, sono giovane anch'io, però voi siete proprio giovani. Più giovani. Anche se avete 40 anni, però sono giovane anch'io. Sì, quanti anni ha? Lei. La 25. Mi sento benissimo da 25. Sotto età c'è scritto 20 o 80. IMDb sì. Non ha proprio la data. Fino all'anno scorso diceva su Wikipedia che era già morta. Ah, ho capito. Va bene. Di cosa state parlando? La mozzarella che è bella e buona. L'ammiro tantissimo, perfetto. È una delle mie attrici preferite. Guarda, poi le faccio un auto. Allora, mi raccomando italiano. Perché qua italiano. Si vede proprio la differenza tra il maschio italiano e invece no, il maschio latino non italiano. Quindi proprio il sangue, capito? Prima gli italiani. Prima gli prima. Italiani. Prima gli italiani, anche perfetto. Sul confine del Messico. Sono pronto, sono pronto. Oh, la. Sì, vado. Natale sul confine, scena 2, c'è una seconda.
Poliziotto, però, mi dia retta. Perché fra pizze, mandolini e mozzarella molto buona, molto bella, qui possiamo perdere la Trebisonda. È una parola che ho imparato quando ero ancora giovane e facevo del teatro, sa? Ma continuerò ora a zappare perché sto sentendo che questa terra mi appartiene sempre di più. E piuttosto che spalmarmi con la crema solare, riesco dalla scena. E si sente ancora perché mi spalmerò ancora con la terra. Vedo che è tutto a posto, sei al sicuro con quell'uomo. Con la terra. Vi prego, signorina, usi. Stop! Perfetta! Perfetta! Però sugli occhi! Mi vergogno, che secondo me che quei giudici studio si stanno vergognando per la bassezza di quanto è italiano questo film. Sono d'accordo con Matteo, è difficilissimo questo gioco. Sto facendo una fatica. Io mi sto divertendo un sacco. Ma tu sei portata per questo gioco, hai le idee? Io no, sono pessimo. Allora, perfetto. Allora, adesso io direi... Un bel taglio. Ovviamente. Bel taglio, no? E vediamo Pablo. Certo. Io modifico nel frattempo la sceneggiatura per mandarla poi al direttore. Scusi, ma un'aranciata con solo delle arance di Sicilia non le abbiamo. Schiavo, vai a prendere l'aranciata, per favore. Aranciata, grazie. Di Sicilia. Di solo Sicilia, senza polpa. Arance di Sicilia, per favore, però colte. Stanno lì dietro. Sono... Tipo nelle 8-10 ore massimo. Ma c'è davvero? Tu vai a prendere qualcosa. E puoi riportare questo bicchiere, semplicemente. Cosa succede? Davvero, ok. Grazie. Vabbè, abbiamo iniziato tutto dal basso. Io vengo qui. Questo è giusto? Perdonami un secondo, schiavo. Siediti un secondo. Ecco. Allora, Nando, è un mix arancia, carota, limone. Nando, è una scena importante questa, perché adesso lo schiavo capisce che qua non stiamo a fare lei qua, noi qua stiamo a fare il vero cinema italiano. Intanto gli passo e quindi l'ace preso da Brick. Adesso te ne devi tornare a casa perché ti devo licenziare. Non sei in grado nemmeno di portare un bicchiere, quindi i nostri attori non possono essere serviti da uno schiavo inutile. Le basi, proprio le basi. Ma io non sapevo che questa fosse la produzione, cioè non avrei mai aderito a questo progetto. Ma è del luogo. È del luogo, sì. Non è un maschio italiano. No! Guarda! Ok. Evidentemente nordico. Io scusi, io passo birra però. No. Ma verrà decurtata anzi dallo stipendio. Io che non ha. Sete però. Beva, vada. Vadi. Riporti il bicchiere, vadi. Che quelli ne abbiamo tre, ci servono per la scena della cucina. Allora, adesso cambiamo e andiamo a casa Messico. Esatto. Pablo è a casa e vede tornare Erika completamente ricoperta di terra. E qui si scatena il dramma familiare che già invece il nostro Paolo ha vissuto con Luana in partenza dall'Italia. Pablo, però... Facciamo dei flashback avanti e indietro? No, piano. No, ti prego. Pablo? Sì? Non è Paolo. Si deve vedere che è lo stesso attore, ma si deve anche vedere che Pablo non è un maschio italiano. Quindi Pablo, adesso lo copriamo... Sì. Con dei vestiti, prendi quel sacco di juta, mettiglielo addosso. Sì, perché tanto i messicani si sa che... C'è la mia felpa! È già troppo bella, troppo lecca culo così, per favore. È un po' più basso. Prendi il sacco di juta, quello... Lecca i gomiti. Quello delle patate. Ma ci sono le patate dentro? Vabbè, tanto stasera le facciamo. Per il catering dei prossimi tre giorni. No, ma servono a me le patate, così me le metto però addosso. Mi piace il pelo delle portate, ovviamente. Grazie. Mi piace di più il ruolo di Pablo perché almeno c'ho qualcosa addosso. Di me. Nando, facciamo così: tu metti le patate per terra e poi, dato che tu ti occupi del catering, le pulisci domani. Ok, ne tengo alcune però. Tu per... sei Erika sì. Con Pablo. Io sono Erika con Pablo. Per miscarite che fanno bene alla pelle. E Luana con Paolo. Okay. Però sono carite nella vita. No, questo sì era facile. Sono andato quindi 1.000-2.000 euro. Quindi, come dicevamo poc'anzi, Pablo è un uomo triste. Ok. Perché? Perché non è un maschio italiano e non è contento della sua vita, della sua vita in Messico. Esatto. Nel frattempo io sto facendo delle foto del dietro le quinte, sono fatte bene da mettere su Instagram, perché non c'ha nessun altro social, ma Instagram è la cosa cool del momento e quindi siamo moderni. E...
se nella casa di Pablo mettiamo, non so, una cosa, no, caratteristica, tipo uno stampato fuori misura della Torre di Pisa, un grande classico italiano. Ho un chilo di peperoncini che mi ha dato mia nonna. Ah, da mettere sulla porta? Sì, quelli belli grossi che sembrano molto messicani. Ottimo, e poi faremo una bella inquadratura sugli occhi tristi di Pablo che guarda con un po' di lussuria, di desiderio, questa cosa così italiana. Ok. Ok. Lussuria, desiderio, non so se sei presente. No. Ma vabbè, siamo nel paese attore, giusto, quindi questa sera ti parlo io. Questo sulla sceneggiatura, che so che piace molto al dirigente, gli scrivo questa scena, lo sguardo suo deve rappresentare un uomo che ha i peperoncini ma non ha la pasta. Wow. Come fai ad avere così tanta poesia nel tuo cuore? Vabbè, ho imparato dai migliori, guardando anche lei tantissimo, e anche sei cari te. Mi vergogno di me stesso. Va bene, abbiamo generato un mostro attraverso una parola. Va bene. Ok, più spagnolo, no, più messicano che vuole, no, non la voce, perché questa è per l'italiano. Triste, deve essere triste. Oh, Pablo è triste. Signor, no, quello non è spagnolo. Cucuru cucu. Ottimo, questa è bravo. Ok, Peschetti, se vuoi cantare un jingle, va benissimo. È uno dei migliori. Cantava. Quindi siamo tutti d'accordo? Sì. Perfetto. Dov'è la Macarena? Nando, non interrompere, perché ogni interruzione la detraggo dal tuo stipendio. Nando, fai una cosa, in questa scena tu devi fare il classico muto invalido che hanno in casa in Messico tutte le famiglie messicane, c'hanno sempre un parente sfigato, no? Ti siedi su quella bella ti sedia? Ti siedi su quella sedia lì, fai finta di essere un rincoglionito e va benissimo. Ho visto in un film figo, se mi date una campanellina posso suonarla. Nando, no. Però puoi avere una coperta sulle gambe se vuoi. Ok. Ok. Che prendi il sacco di juta delle patate. Ah no, l'altro, sono già addosso. L'altro sacco. L'unico sacco di juta della produzione. Ok. Devi prendere la copertina, quella che usa lui in aereo. Sì, non sgualcirla. Prendi delle patate se vuoi e pelale. Che ottimo. Beh, no, cioè, sì, le pela, ma un po' di... Esatto, e quindi gli partono di mano la prima pelata. E quindi e lui che è gentile, magari si pina, gliela raccoglie, gliela facciamo anche una zoomata sulle patate, così diamo quel tocco di neorealismo, Poco zoom però, Poco? Poco zoom. Va bene. Consuma la batteria. È vero, ma va bene. Ok, allora, Plischetti è lì seduto che guarda la Torre di Pisa. Carité entra coperta di terra e trasogna e vede dentro la Torre di Pisa Paolo. Tutto in post, chiaramente. Per forza, vedi Paolo dentro la Torre di Pisa. No. Mettiamo poi un bel filtro di Paolo che si... Esatto, sì, che... Ma me lo fate un bel primo piano? Certamente, tutto quello che vuole. Ma quando? Subito anche, quando vuole. Dipende, allora, se cerchiamo adesso la lussuria, no? Quindi tu arrivi con sguardo concupiscente e poi ti rendi conto del mezz'uomo che hai sposato e li crolli. Io posso anche fare un cambiamento di emozioni repentino, tipo... e lì in post ci mettiamo che lei entra e vede Paolo, però poi col fade tipo PowerPoint, e in realtà c'è Pablo. Potremmo però fare questa cosa qua, vedi, visto che lei che grande attrice, no? Ha la parrucca, potremmo farle togliere la parrucca sporca di terriccio, tipo segno basta queste menzogne, cioè una cosa, no, molto cerebrale, ma poi si confonde molto con femminile, così si confonde, no, l'America. Lo stracciamento di coglioni delle femministe non abbiamo colpito, la taverna, Lando, è contenta, lei è Erika, si confonde con l'altra Luana, e allora faremo che poi lei è anche, no, Luana, ma io sono anche Luana, io sono pronta a fare entrambe le cose, perfetto, ma sono tutto nella stessa persona, ma serve la parrucca, quindi... Sì. Quindi Nando, non entrare in questi quattro dettagli. Sensazioni, quattro emozioni diverse. Amore per Pablo, odio per Paolo. Ti tolgo la parrucca, amore per Paolo, odio per Pablo. Bellissimo. Una persona normale non può avere tutte queste emozioni, ma lei sì. Ma io non sono una persona normale. Io sono Provenza. Allora, non è che gli racconti in un minuto la scena così. Esattamente. Grazie Nando, sei il mio cuore. Rischiati, sei pronto? Pablo, sì, fa schifo. Sono qua che mi smanetto. Immagina un attimo Pablo, poi vedi tu, perché sei la migliore in quella cosa della parrucca, tutto il femminismo e la donna potente. E poi come vuoi, perché tanto non potrei mai scrivere qualcosa di adatto alla vostra recitazione. Alla tua.
Sono onorato. Natale, ma quel coso lì sarebbe sul suono che si taglia. Vuoi provare tu? Ti taglio le dita se continui a interrompere l'ottimo Persichetti. Scusi, Persichetti. Il maestro, prego. Maestro Persichetti, prego. Maestro? Natale sul confine, scena 3, Chuck 1 prima. Io sono sulla sedia e ogni tanto ovviamente continuo a guardare ogni tanto in camera. Di patate. Oh, Erikas, che saudagi. Io vedo te, Cessas, e il mio penis fa comes la torres, pendes jus. Ora tu mi arrivis, sporcas de terras. Pablos. E le patates, per terras, metaforas, e la condition humanas mi temerdas, per chi non sono un italiano veros. Mi faccio un po' con la testa. Oh, Pablo. Io vedo Paolo. Sì. Scusi, no. Allora, stop. Maestro, io le voglio. Allora, le dico subito questa cosa. Io le voglio bene. E penso di non aver mai lavorato con una persona tanto competente quanto lei, ma. Se mi interrompe, sto guardando il mio bicchiere di ace vedendoci dentro Paolo. Io non posso, non posso avere la sua mano di fronte. Non posso. Sa cosa ha fatto una volta? Alla mano di Steve McQueen. Quando già quarantenne mi ha fatto interpretare la madre della figlia della sorella. Anche se in realtà di anni ne avevo solo 3. Tanto ero brava. O forse qualcuno dice che non fosse ancora nata, effettivamente non me lo ricordo. Però la mano gliel'ho tagliata. La mano gliel'ho tagliata. No, Persichetti è. Fa parte, lui fa vedere la sua mano in quadra, in ogni inquadratura. No, no, io devo andare in camerino, scusate, non ce la posso fare. Le porto qualcosa? No, nell'altro ace. Se Provenza va in camerino, allora vado in camerino anch'io. No. Per solidarietà con gli attori. E fino a domani non si gira più niente. Ok, qui entra una dinamica di gioco. Quando la scena non va bene, cioè perdiamo pellicola. Perdiamo telefono. Quindi, rispetto alle 7 scene che dovevamo fare, 2 le abbiamo portate a termine, 1 l'abbiamo persa adesso. E quindi abbiamo ancora 4 scene disponibili. Se vogliamo recuperare scene, dobbiamo fare entrare in gioco le vostre qualità, che sono quelle scritte sulle schede. Ok. Ma andava bene? Certo che andava bene. Ok. Le qualità? Ok, le qualità. E sono capace di. Io sono inutile. Io... Dove vogliamo andare? Vado a bussare alla porta di Provenza. Aspetta. No, dimmi. Prima ti arriva una telefonata. Ecco. Io però volevo dire, allora, prima della telefonata, io volevo aiutare una cosa mandando immediatamente il resto della sceneggiatura, cercando di togliere una scena per venire incontro agli attori, e io so scrivere ciò che piace al direttore di rete. Ok. E quindi gli faccio togliere una scena, quindi non devo girare una in meno. Ok. Oppure anche più breve. E io posso impararne anche 3 in botta, perché tanto sei in un minuto ci sono. Pronto? Diaz! Nerdella, che bello sentire una voce amica. Ah, la tauromachia. Senti, dimmi un po', come sta andando? Ah, sta andando alla perfezione. Direi che è tutto secondo i piani. Sta andando tutto benissimo. Non ci sono intoppi, le patate sono a postissimo. Non si preoccupi, le patate sono a posto. Volevo assicurarmi con lei che le patate fossero a posto, perché adesso c'è questa grossa scena che sta per arrivare. E quindi noi dovremmo andare. Lei capisce ovviamente che un film ha i suoi tempi, e noi non possiamo andare contro i tempi della scena, che il film è... ha capito, no? No, non ho capito, ma parlando di patate in Estonia, credo di aver capito, vecchio guascone. Però al di là di come investe i soldi della produzione, io volevo sapere, questo film sta facendo emergere la nuova Italia? Un'italianità incredibile, Nardella, la migliore italianità di sempre, così diversa eppure allo stesso tempo tradizionale. Bene. Questo anche perché
perché abbiamo un grande, grandissimo regista e degli attori che sono fenomenali. Io mi ringrazio e mi congratulo con lei per averci dato questa occasione di agire in questa bellissima location con questi attori. Che buon vino, che gente. Allora, ho una buona notizia, nel senso che lei se lo ricorda Filippo Lerici? Filippo Lerici, Filippo, certamente, ecco, maestro Lerici. Sì, abbastanza maestro, è appena uscito dalla comunità. Perfetto, ottimo. Quindi, siccome ha un parente cardinale, no, ci ha chiesto gentilmente di, no, di, poi è dell'ala oltranzista, non quella del Papa, ci ha chiesto gentilmente se possiamo buttarlo dentro la produzione, perché sai, non recita da un po'. No? Quindi trovategli un posto d'antagonista, cioè una roba... Guardi, credo che Nando avesse appena aggiunto una scena proprio per questo motivo, per aggiungere una figura. Sì, gliel'ho appena mandata anche quella revisione. Esatto, una figura, non so se riuscite a metterci Macron dentro il film, va benissimo, in fase antagonistica, Riusciamo a umiliarlo un po'? Ma certamente, la rete ha sempre ragione. Perfetto, allora ecco, ve lo mando, arriva domani. Quindi domani... Io so che sono velocissimo a cambiare le cose, gli mando immediatamente... Perché c'è il soggetto scritto sul telefono. Esatto, la revisione, che invece che solo Macron è il Parlamento Europeo. Ah, tutto? Sì. Juncker. L'ubriacone. Va bene. Bene. Perché hanno degli interessi per il muro. E quindi... Giusto. Vai. Arrivo alla porta... Non posso permettere che un italiano cambi tutto. Arrivo alla porta di Provenza, però nel frattempo io sono sudatissimo e sto prendendo un malanno perché ho sudato così tanto a parlare al telefono con Nardella, sapendo che ne andava del mio posto probabilmente. Io gli do il bicchiere con l'ace per lei. Ok, me lo verso in testa. E non agisco bene sotto stress. Tutto appiccicoso, lo tampono con la seppe e con la coperta sua. Sento odore di ace. Provenza? Sì. Dai, apri, dobbiamo parlare. Sono sicuro che troveremo un modo per sistemare anche questa brutta situazione. No, non posso, sono distrutta. Ho pianto una lacrima, il mio trucco è andato. Possiamo quindi girare le scene con Luana. Sarai perfetta per Luana. Sei già truccata per essere Luana. Sì, però io penso che il maestro non mi capisca. Gli ho parlato della mia vicenda con Steve McQueen e non mi ha nemmeno detto congratulazioni per aver lavorato con Steve McQueen. Guarda, la colpa è sicuramente tutta di Nando. Apre la porta e mette fuori solo un pezzo di testa. Sul serio? Assolutamente, assolutamente. Come puoi vedere, Nando è molto, molto poco propenso a tenere le cose dove stanno. È sicuramente stato Nando che ha spinto il buon Persichetti davanti alla camera, ma lui non voleva assolutamente. Guarda cosa mi ha fatto, mi ha rovesciato in testa dell'ace mentre venivo a portarti il tuo buon bicchiere di ace. Ok, io apro la porta così forte che ti arriva in faccia. Dico, solo tu mi capisci. Perfetto. Vieni dentro. Aiutami a sistemarmi il trucco. Sì. Puntello con... Perfetto, grazie. Io arrivo completamente trasecolo. Perfetta. La più grande scena comica che io abbia mai visto. Questa qua la dobbiamo ripetere. Allora, Erika in casa, delusa. Pablo arriva, lei apre e gli schianta la porta in faccia. Grandi risate perché il sottouomo viene. È un'ottima idea per Sichetti, però c'è solo una piccola variazione da fare. Cosa? La giriamo domani, innanzitutto. Ma c'è ancora luce? Ma la giriamo domani perché abbiamo un importantissimo ospite che verrà a far parte di questa bellissima produzione italiana, che però deve fare la parte del cattivo. E quindi come... E quindi sarà in realtà lui ad interpretare uno dei parlamentari europei ancora da decidere, probabilmente... Adesso ne parlerò con Nando per capire bene... Non ti preoccupare per Sichetti, lasciami finire la scena. Lui è in realtà, ovviamente, un antagonista di Paolo che è venuto a cercarlo perché è innamorato anche lui di Luana e quindi aprirà la porta pensando di aver colto in fallo Paolo,
ma avrà colto sulla faccia invece il povero Pablo, che essendo messicano giustamente è meno pronto all'azione e ad evitare delle porte che si aprono per caso. Mi piace, bella, bravo. Dovresti fare il regista. Quando ero giovane ho partecipato a Cannes. Prego. Avanti. Buongiorno. È pronto per ricominciare? Perché ci abbiamo da girare. Io... sì. Però, non si preoccupi troppo del regista, perché noi sappiamo tutti, ho visto sui più grandi giornali, c'era scritto che Persichetti era. Sì. Persichetti è intimorito dalla mascolinità eccessiva. Ha già avuto quei problemi con la moglie, con la seconda moglie, con la terza moglie. Come si dice che ci sia stato anche qualcosa con la figlia. Come posso dargli torto? E adesso vive da solo, e quindi quando vede il Raul Bova del 2018... Bravo! Si sente intimorito. So che lei è così bravo che... Cercherò di trattenere il mio... Sì, solo verso di lui, poi per la camera è perfetto. Perfetto, esatto. Così com'è. Forse più perfetto di quanto io possa mai immaginare. Va bene. Sono d'accordo con lei e dunque ti seguo. Perché possiamo anche darci del tu, via. Oh, grazie maestro. Prego, prego. Bene, cosa fate di notte? Beh, di notte si va in città e si va a bere della vodka a pochissimo costo, cercando di trovare delle comparse. Ok. Io durante tutta la sera, se vengono tutti, cerco di prendere dei momenti, delle piccole riprese con l'iPhone. Mm-hmm. Da usare poi nel film. Ah, ok. Da buttare con loro che bevono, non si sa mai, il bicchiere che si spacca per terra, che fa molto cinema italiano da autore. Finisce sarà luce vino, tutti che bevono, mangiano. Non si sa mai. Poi il 90% non verranno mai usate, però. Poi ci gireranno un altro film montandole. Ok. Giorno 2. Il terz'ultimo giorno di riprese, tra l'altro. Gli speciali cosa servivano? Ti servono per interrompere la narrativa e ottenere un effetto, cioè andare a prenderti o vincere un conflitto con un altro se la narrativa che stai imponendo non ti va bene, oppure vincere un conflitto col regista, cioè la scena proposta dal regista non ti va bene, ti giochi uno special per interromperlo e orientare la narrativa dove vuoi tu, con certezza, senza contraddittorio. Che responsabilità. Esatto. Bene. Il giorno dopo arriva il maestro. Maestro, qua ieri abbiamo interrotto una scena, poi uno hanno nominato uno che io non so neanche che cazzo è. Ma chi è Steve McQueen? Nando mi ha detto che è quello delle macchine della Disney, ma io Steve McQueen. Chi cazzo è? Ma è un attore, è un atoruncolo. Ma non americano. È una produzione italiana, ma che cazzo c'entrano i messicani? Ma infatti gli americani. Chi è sta gente? Ha perfettamente ragione. Purtroppo questi attoruncoli americani di terzultimo grado non hanno nemmeno abbastanza lustro per lustrare le vostre scarpe. Va bene, quindi allora Nando, scena di oggi riprendiamo, quindi arriva anche... Quando è che arriva? Doveva essere qua, sai, taglia il budget. Quindi abbiamo qui, che abbiamo la scena, quella della porta. Esatto. Poi però dobbiamo ancora finire di girare la scena di Erika che immagina Paolo e vede Pablo. Allora facciamo così, cerchiamo di tirare una trama. E quella dobbiamo farla prima, perché se si svilisce, essendo una grande attrice, no, esatto, poi le scende la lacrima, si rovina il trucco e deve fare per forza la Fausta. Allora facciamo così, Fausta. Luana, l'ha scritto tu, Nando. Vabbè, sui nomi... I nomi non sono importanti, si possono cambiare in posto. Possiamo recitare anche con i numeri, esatto, che va tutto benissimo. Allora facciamo così, quindi basta che l'abbiamo prima scena, riprendiamo, sto cazzo. Esatto, riprendiamo la scena di ieri, così intanto diamo tempo a quell'altro di arrivare. Torniamo poi dopo, quando loro hanno finito il loro dibattito su Italia, mica Italia, no? Tu te la ricordi che devi tagliare le patate? Ne abbiamo ancora un po' di patate? Però Nando, stavolta non spingere il maestro davanti alla camera. Certamente. Non userò più. Altrimenti sarò costretto a non farti più recitare. E poi guardo verso te che gli faccio l'occhiolino. In realtà. Ok, perfetto. Per fargli capire che lui è stato lanciato dalla recensione. Dopo questa scena andiamo dritti
sull'arrivo di Lerici. Che chi è? Chi interpreta? Come lo chiamiamo? Io ho fatto un'inquadratura ieri al locale di una persona, vedi questa persona scura nell'angolo in fondo, possiamo usarla per la figura minacciosa. E io vedo che era avvicinando. Lerici, che aveva delle strane cose sul tavolo. Era già lì e beveva. Sì, possiamo usarla se magari mettiamo diamo una sbiancata. No, una sbiancata no. Al tavolino. Ah, ok, così non si vede il confronto bianco-bianco, però si vede che fa... Vabbè, ma è, fa freddo, esatto. Sappiamo, è Natale, quindi anche Natale, in Messico, anche in Messico freddo. Va bene. Lerici farà Funken, ministro europeo. Funken? Funken, siamo in tele, quindi Funken. Va bene. E farà il ministro europeo degli tedesco, affari europei. Tedesco, okay, quindi beh, malvagio. Sì, ma tedesco di tutti gli affari europei. Beh, certo, in più è tedesco, quindi è malvagio di suo. Ma quindi lui desidera Luana. Lui desidera Luana. È il malvagio tedesco che vuole prendere possesso della. Quindi gli faccio mettere, no? In una delle frasi che dice c'è sicuramente spread. Quindi strappare Luana a Paolo. Perché l'italiano si incazza quando sente sulla parola spread. Ah, giusto. E quindi sembra cattivo. Bravo. Sono bravo come scrittore. Spread, grande Rob. Perfetto. Nando, quindi... non Rob, Nando, grande Nando. Ma scusa. Nando, mi ricordi un amico. Nando Roberto. Allora, va bene, quindi arriva Funken e dice solo spread. Luana spread, spread Luana, Luana spread parla... Sì, tanto è tedesco, non si capisce niente lo stesso. Ok, ma quindi facciamo un tedesco maccheronico proprio solo spread. Aspetta, decidete la scena, datemi un secondo. Ma sì, fagli dire le solite cose. Ah, sfida Anken, spread, Feuer, Frank. Ok, poi Kartoffeln. Visto che tanto siamo a tema patate, eh? Heil. Va quello bene. Quando saluta. Ok, ma gli... Va bene, sì, no, in divisa no, è troppo. Che dici? Avevo una fascettina sul braccio. Un grande classico tedesco che non tramonta mai. Sottile, però. Va bene, quindi ripartiamo dalla scena di Pablo e Erika. Erika arriva sporca di terra. Erika, chiedo scusa per aver interrotto la scena ieri. Non volevo assolutamente interrompere questa grandissima interpretazione che abbiamo visto. Chiedo scusa io col maestro, a tutta la troupe. Vi voglio bene, vi offrirò un bel bicchiere di vino in uno speakeasy qui in zona in cui sono andata più o meno negli anni 20. Speriamo che sia ancora aperto. E intanto facciamo questa bella scena. Perfetto. Allora, Erika, se ti capitasse di usare nella scena questi dischetti struccanti, magari la produzione, ecco. Okay. Io gli do la linea al tizio che arriva, che è Sire Spicken die Liege Kraft der Wertenbundigt. Ok. Caspita, anche che vuol dire non rispettano il sacro potere dello okay. Spirit. Allora io lo guardo e gli dico: senti, Lerici, tutto a posto? Io gliela scrivo, gliela scrivo sulla mano. Poi al massimo l'aggiungiamo in posta. Faccio il cartellone. Sì, sì. No, no, che cartellone? Se la scrive sulla mano con una biro. Massimo, non preoccupare. Così, ok, lasciamela qua. Ma c'è solo la voce femminile sul cellulare. Ma poi la cambiamo in post-produzione, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Un personaggio ambiguo. Esatto. Ha subito una menomazione da giovane, ma le donne non lo sanno. Abbassiamo, non tanto basta abbassare la frequenza. Ok. Perfetto. Pronti? No, aspetta, chi sono io adesso? Pablo. Sei Pablo, sei che triste. Guarda la torre di Pisa. Ok, va bene. Con desiderio. Le patate. Con desiderio. Il microfono. Mentre è l'invalido di casa, sbuccia patate, sbuccia le fa patate. Cadere per terra. E tu in quel momento invidi profondamente l'italianità e hai un moto di schifo verso te stesso perché non sei italiano. Comunque l'ho riscritta questa qui fuori dal gioco in gioco. Non è che te la sto proponendo. Io l'ho scritta come cade la patata, lui... lei vede, si immagina Paolo, che lui si abbassa sotto il bancone, poi si rialza e in realtà è Pablo. E intanto raccoglie lui la patata. Perfetto, e intanto lui pensa alla patata, un doppio senso che gli italiani capiranno perfettamente. Ok. Esatto. Rideranno e poi facciamo tutto un monoblocco, facciamo arrivare anche Funken. Sì, sì, meno tagli e risparmiamo facciamo sui tempi. Facciamo tutto girato. Perfetto. Perfetto. Una bella come si chiama? Campo lu, no, il beh sì, è bello lungo. Non lo so, io faccio solo spot pubblicitari, quindi piano americano a me mi ricorda il piano americano bar, solo quando giriamo Paolo, in Messico non possiamo per evidenti motivi. Ah giusto, è vero, è sul confine. Va bene, Natale sul confine, scena 3 e 4, Chuck 1 prima. Mm.
Amicos di milles disgrazie. Mai lasciarsi scappare una patata. E Paolos? No. E Pablo. Paolo. Mogliere sorendas. Perché tu mi guardi con quello schifio negli occhi? Io non riesco più a vederti, Pablos. Da quando ho visto... Paolo. Maschios, italianos, come questi dischetti struccanti italiani. Non riesco più a guardare. Pablo. Non sei veramente italiano. Non posso. Non sei la metà dell'uomo italiano. Non ti piace la patata quanto l'uomo italiano. Come Paolos. E come darti stortos. Ah! Luanas, amor. Italien nicht. Deutschland. Uberalles, di Uberalles. Uberalles. Blitzkrieg. Blitzkrieg. Aiuto Paolo. Oh. Arbeit macht frei! Aiuto Paolo, quest'uomo mi vuole possedere ma è tedesco e io voglio essere posseduto solo dagli italiani! Aiuto! E inizio a correre. E mentre sono ancora con la zappa si apre la porta, Funken è dietro col braccio teso che inneggia la Merkel e Pablo prende la porta in faccia. Esatto. Ah, il mio eroe. Risate finte in sottofondo, finte. Così. No, no, risate vere del pubblico, risparmiamo su. Ah, ok, perfetto. Stop! Perfetta, perfetta, perfetta. Il maestro sarebbe orgoglioso. Oh. Io non riesco a capire, Roberto, certo, caos, come sia possibile che questo sia più o meno neanche troppo più basso del livello, ti ricordi della SOP, quella a mai dire gol? La grande telenovela piemontese. Come fanno loro a non accorgersi quando fanno quelle cose? Perché noi, io qua mi vergogno di me stesso ogni 3 secondi. Ma tua madre faceva la camiciaia. Sì. A Montenevoso. Va bene. Cioè lei che faceva Paolo. Sembrava esattamente una scena di quella parte. Bene. Ok. Quindi adesso, quindi adesso abbiamo introdotto il malvagio Funken, che adesso deve fare qualcosa da malvagio. Che è giunto nella magione sbagliata, perché è giunto a casa di Pablo invece che di Paolo. Ho trovato 3 tizi che per 2 lire sì. Vengono e possono fare quelli che, ovviamente perché Funken non l'agisce da solo, certo. Perché ha una mega, tutta l'Unione Europea. Ha tutto il Parlamento Europeo. Tutto il Parlamento Europeo, spalle, esatto. Durante la notte... Quando Paolo, stanco per aver lavorato 20 ore, vanno e gli rispostano il pezzo di terreno. Con la figura in ombra, dietro usiamo quella che... Così come andiamo un minutaggio. Bravo Nando, bravo. Sei un leccaculo di cuore. Ok, quindi, scena, notte... Però siamo ancora di giorno. Ma sì, facciamo una notte americana. Sì, io me la segno intanto. Facciamo tutto in blu e via. Ah, ok. Ah, giusto, risparmiamo ancora. C'è la luce ad alto. Quindi, giorno. Allora, succede questo, no? Partiamo poetici. Quindi, primo piano su Erika, che sogna Paolo. Pablo alla finestra, tu m'hai fatto. Con il naso in frantumi che guarda la patata per cercare di capire il vero significato dell'italianità, che la patata tira. Aspetta che metto il peperoncino dalla finestra. Ecco, bravo, la cornice necessaria. Dopodiché ci spostiamo su Funken e le comparse teutonico-ariane, mm-hmm. che avanzano, prendono il pezzo di confine, sono tedeschi, appunto, e lo rispostano verso gli Stati Uniti. Wow. Ottima idea. Però ci vuole una frase da dire a Funken, cioè qualcosa di significativo mentre fa questa cosa. Spread. Uè. No. Uè. Unione Europea. Spread fa troppo Italia. Cioè, no. È lì che c'è il conflitto, perché lui dice UE e io dico UE. Ah, ce l'ho. Attenzione. Mentre spostano, chiudiamo la scena con il piede di Paolo
che blocca lo spostamento del confine. L'Italia si oppone. E prima facciamo vedere quando cammina Funken, che sulle suole, come tutti i cattivi, sai che hanno sempre una cosa distintiva, no? Lui sulle suole c'ha la bandiera, le stelline europee. E quindi quando cammina lascia il segno. Va bene. Dell'Europa che avanza, ce l'abbiamo verso l'Italia. Lo faccio io con un coltello, ci vuole niente. Sì, ci vuole niente. Le scarpe di chi però? Cosa sono le mie. Ah, vabbè. Non mi permetterei mai di far usare le forze. Ci mancherebbe. Ok? Perché è l'Unione Europea che avanza. C'è del giro. Verso allora, l'Italia. Qui mi raccomando, la pedata sulla sabbia, plischetti, vigorosa. Magari anche con un bel paio di scarpe italiane. Esatto. Con queste... Timber. No, Geox, il piede respira, quindi respira anche il cervello. In realtà c'era forse... non c'era lo sponsor, quello lì, se riusciamo a usare le scarpe, quelle che vogliono fare ritornare, quelle cose. Ma cosa, ti riferisci a calzature del cazzo? Sì. Volendo. Io ce ne sono quel paio che ci hanno mandato. Sì, c'è quel bellissimo paio con quelle due C, no? Messe lì così, a fibbia di ottone. Sì. Quindi, sì, io conoscevo il fondatore. Oh, beh. Sarà rimasto ispirato da lei per aver fatto le scarpe. Sì. La doppia C, diciamo che... Non possiamo assolutamente usarle. No? Vietato? No, non possiamo assolutamente usarle. Ma Eusebio era un così bravo uomo. Non possiamo assolutamente usarle perché purtroppo l'ottimo ministro odia quelle scarpe. Storie di scaramucce familiari di poco conto, ma che non ci rendono impossibile. Ma quella storia del cazzo d'orificio a Ostia, e quella è una parte. Non possiamo usarle, non possiamo usarle. Va bene, niente, perdiamo lo sponsor. Anzi, no, ci sono. Funken userà quelle scarpe. Ottima idea, bravo, bravissimo. Nando, vai a prendere le scarpe del cazzo. Le calzature del cazzo. Esatto, mi raccomando, una lustratina alle fibbie. Ma non è meglio che il maschio italiano vada a piede nudo? Sandalo romano allacciatura, esatto. Sandalo fa un po' troppo turista tedesco. Quindi... ma non c'ha il calzino. Però se getta il calzino al di là del confine, per dire, il sandalo col calzino ve lo tenete voi. Però se continua così, poi io non ho più lavoro, perché è perfetto qualsiasi cosa ne dice. Nando, guardi, come lei nessuno. Lei mi lusinga, grazie, ho sempre saputo di essere un ottimo. Non sono lusinga, se è verità. Oh. Ah. Ma viene a cena con me una sera, gliela offro io. Mia. Non vedo l'ora di tornare a Veronica Orlando. Magari non so se lei ha qualche altro film. Nando, vai a prendere le calze. Nando, vai a fare in culo. Sto cercando lavoro. Vabbè. Non sto cercando lavoro, sto cercando lavoro. Scusa. Vado a prendere le calzature. Va bene. Ok, allora. Siamo d'accordo? Mm-hmm. Quindi, ricapitolando la scena. Erika dorme e sogna Paolo. Paolo tumefatto guarda fuori dalla finestra e vede il gruppuscolo ariano capitanato da Funken che indossa le calzature del cazzo. E si zoom, cioè inquadratura zoom. Super terra che si vede l'Europa, esatto, che avanza. L'Europa che avanza, il confine che si sposta. Nel momento in cui si sposta il confine, il piede nudo di Paolo, quindi tu naturalmente nel momento esatto corri. Corro. Fai il giro, ti togli il trucco nero delle occhiaie, del naso rotto e dice uè. Uè. Perché così ci prendiamo anche quelli colti che capiscono il senso, no? Allora, però, colti, facciamo una cosa un po'. Ma sai come? No, si chiamano Nazional easter, si chiamano easter egg, ma sono cose moderne. Una scoreggia. No, la scoreggia la mettiamo dopo, ma fatta da Paolo. Paolo non può scoreggiare. Paolo è l'emblema dell'italianità. Perché c'è questa cosa che chiamano gli easter egg, va una cifra. Ma noi dobbiamo fare un grande film nazionale. A parte tu esprimerti con questi esterismi esterofili che sicuramente... No, scusa, ma sto intendo l'uovo di Pasqua, che è una grande tradizione chiaramente, italiana. Sì. E non hanno il Messico, chiaramente. Però la frase che... Se è l'uovo di Pasqua potrei avere un uovo da mettere in produzione. Ma la frase che deve dire Plischetti non è solo uè, deve essere più esplicita, si dice uè, non uè. E...
e guarda, spread. Va bene, e poi Funken ringhia spread, così abbiamo... E si allontana spaventato dall'italianità. No, lì nasce il conflitto. Ah, sì, e cosa usiamo? Non abbiamo le pistole. Le nude mani. No, ma cosa è più italico del duello in un secondo tempo? È lì che vengono le scoregge. Magari adesso già con i sicari, scusi, come si chiamano? Gli parlamentari. Quelli, sì, i parlamentari, quelli che spostano il confine. Lui, Funken, si sposta e vengono picchiati solamente gli scagnozzi. Possiamo pensarci, effettivamente. Perché è già passata. Una bella scazzottata all'italiana, eh? È già passata mezz'ora, non c'è stato neanche un pugno. A schiaffone. Nando, tuo cugino non ha anche i suoni dei film di Bud Spencer? Sì, certamente. Perfetto. Quelli. Li ha scaricati la grande Mule. Tradizione di Fabio Testi. Sì, sì, sono gratis sui Mule, penso possiamo usarli. Va bene. Però facciamo così. Mule. Sei pronto, Brischetti, una bella scazzottata in stile Fabio Testi? Va bene. Ricordati. Farà testo. Ogni cosa che dico mi sento meno persona. Gratis sui Mule. Perché la persona moderna. Plischetti, ricordati la frase da dire, ok? Si dice UE, non UE. Oh, più accendo su UE. UE. UE, capito? UE. Ma non troppo, perché non devi essere terrone, ok? Devi tenere il giusto grado di italianità generale. Come, esattamente come avete fatto in I rifiuti li sposto io, il film, quello che avete girato l'anno scorso. Ok. Poi, okay. Nando, mandami il file che lo mando in anteprima al ministro per fargli vedere. Esatto. Mi raccomando, muto, perché tanto i dialoghi non li ascoltano. Quindi. Beh, per il file ci servirà un computer qui attaccato. Beh, posso mandarlo via mail, ci metterò un po'. Vabbè, non importa. Intanto il piano è tuo. Lo zippo. I giga sono tuoi. Esatto. No, i giga sono quelli della rete. No, la rete non ha nessuna intenzione di pagare per i tuoi giga. Ma la SIM è quella aziendale. Mi è stata data... Mi fai vedere il telefono? Ti stacco la SIM. Lì mandiamo, poi andiamo all'internet point e mandiamo tutto. Ti costerà come tutta la produzione. Va bene, quindi tutti a posto? Tutti pronti? L'Erici pronto? Ok. Natale sul computer. No, un momento! Non mi ricordo la scena. Io non devo fare niente qui. Possiamo andare. Nando, tu l'unica cosa che devi fare è mettere le calzature del cazzo a fuoco. Le ho già date. A posto? Le ho già messe. Ok. Le ho lasciate doppie perché poi... Ok. Il microfonista. Vabbè. Patata. Dai qua! Messichetti! È un'ora che faccio il microfonista. Adesso me ne accorgi. Natale sul confine, scena 5, 1 prima. Paolo. 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 Patatas. Io non ti capisco. Vedo ombres là fuori che si muovono. Merkel. Blitzkrieg. CDU. Spread. Io aiuto Plischetti a togliersi il trucco dalla faccia. Fermi voi merdacce. Non si dice UE, si dice UE! Spread! Stop, perfetto! Bella! Lei è sempre meravigliosa! Bella. Anche... Grazie! Una cosa, sì, lei che un po' il culo anche a me, però, perché sennò no, qua sembra... Arturi della carta da culo sarebbe molto più... Mi avvicino e poi a voce bassa e dico, questa è la mascolinità... Perfetta, anche nel ruolo così stava quasi per mettere a disagio il regista, ma... Metodo Snake, c'è il libro, no? È apposta, sì, ma può essere acquistato solo se sei già un po' maschio, se no non te lo vendono. Quello non mi è stato venduto.
metodo Montemaschio, infatti. Mi hanno detto che la costa del libro è la misura del Peschetti. Secondo te perché fa tutti questi film? È perché ha spessore. Il film fa... No, perché c'è una dirigente. Ah, hai capito, Nando. Toh, prendi la patata. Grazie, me la firma? Beh, certo. Mi dia. Sceneggiatura, e adesso? Ah, ma lei sa firmare, quindi sapevo che fosse... Aggiungi... Ha fatto una X. Esatto. Questa su eBay. Doppia firma. Questa su eBay vale un sacco di soldi. Quanto firmi, cara mia? Non sulla mia firma. Vero, Wikipedia dice che è ambidestra. Ho fatto il ritratto di sua madre. Uguale. Lo sapevo. Anzi, e in realtà è tipo una persona. È un uomo. Posso usarlo per farne un tatuaggio? Tra l'altro qual è il tatuaggio che aveva fatto su Fischietti? Identico. Va bene. Pure artista. Il duello. Anzi, la scazzottata. La scazzottata è la scena finale. No. Prima c'è la scena dell'incontro tra Paolo e Pablo. È vero. È tipo Eric. E nello stesso momento a casa, perché Luana non vede più il marito perché sta zappando la terra da 72 ore e affrontando l'Unione Europea, va a casa di Pablo e lì si scontra con Erika. Allora, per risparmiare però sul budget, noi adesso prendiamo loro due e con delle pinzette tagliamo il sacco di tela a metà, in modo che da un lato si vede il corpo nudo di Paolo e poi quando lui si gira dall'altra parte c'è il sacco, e risparmiamo un po'. Sì, tanto abbiamo il tempo del passaggio delle location per già attaccare. Allora, mi raccomando, in questo caso è fondamentale, avendo camera fissa, che voi ruotiate come su un perno, in modo da fare tac 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 tac. No, come no? Mi Scarite non sa girare a destra. Cioè, tu sei l'unico che dice di no a me. Io la sindrome è la sindrome di Slender. Mi Scarite non sa girare a destra. Quindi la camera deve essere fissa. No. O adesso, a sinistra. Adesso io faccio un altro taglio al budget se continui a dire queste puttanate, perché mando a casa. Ma è vero, è rinomato. Bene, e allora girerà sempre a sinistra. Ma io non so girare a destra, però se volete. Ma la telecamera sta fissa. Di quelli incredibili. Non sai girare a destra? No. Sì, stava parlando di girato, non c'è girato nella sceneggiatura approvata anche da. Ma però se volete posso maestro. Fare così. Posso mettere l'aiuta su un pezzo di faccia e sull'altro pezzo di faccia e poi lo sistemate in post produzione. Non si può fare, non è verde purtroppo. Bravo Nando. Il buon maestro non stava dicendo di girare la telecamera, stava dicendo di girare loro. Sì, ma solo a sinistra, ok, ho capito. Non ci interessa da che parte girano. Ma da sceneggiatura prima, girava a destra. Non facciamo prima usare la stessa inquadratura e poi semplicemente in post-produzione fate... La riflettiamo. La riflettete. Lo so fare anch'io quello. Possiamo farlo, perfetto. Ottimo. Così non ci dobbiamo nemmeno muovere, semplicemente facciamo... E non dobbiamo nemmeno fare un cambio di luce. Facciamo così e noi poi in post riflettiamo l'immagine. Esatto, non c'è bisogno nemmeno del cambio di luce, del reset... Semplicemente ci rimettiamo e ci togliamo i... Perfetto, se poi la scena farà schifo daremo la colpa allo schiavo che è stato licenziato ieri. Lei sì che mi capisce. Ah ok, non io, ok sì, va benissimo. No, Nando, devono passare sopra il mio cadavere. E molte persone hanno cercato di passare sopra il mio cadavere. Lei sarà immortale. Sì. Come fa a sapere? Beh, prima o poi ci sarà una stella di Hollywood, ancora non gliel'hanno data, ma perché sono degli incapaci in America. Sì. Carite è un nome scomodo al di là dell'oceano. Nel frattempo Funken prende fuori una roba piccolina, tira fuori, fa una roba e va. E il raffreddore, la brutta stagione. Sì, è una medicina. Allora. Quindi? Allora. Lo scontro tra Paolo e Pablo. Esatto. Paolo e Pablo, Erika e Luana, tutto nello stesso momento. Una grande commedia degli equivoci in una stanza sola. Ok, esatto. Interpretata da due persone che sono quattro. Un capolavoro del cinema. Durata perfetta per gli spot. Sì. Come lo spot dello specchio che ha fatto, quello fantastico che ha vinto anche il premio.
Sì, ma era una pomata contro le emorroidi, lo spot dello specchio. Ma noi alziamo un po' l'inquadratura e basta, ed è perfetto come l'altro. Altro premio vedo in vista per Marina. Sicuramente. Va bene. Anche la Disney riutilizza un sacco di balli e cose per risparmiare. Noi possiamo riutilizzare una parte della pubblicità dello specchio. Noi siamo la rete, noi rappresentiamo l'Italia, non possiamo fare certe cose. Quindi non ricicleremo le scene, ma faremo fare tutto il lavoro agli ottimi attori italiani che abbiamo scelto. Perfetto. Ottimo. Mettilo per iscritto da qualche parte, che poi lo scrivo al ministro. Grazie. Sì, devo mandarla al direttore. Aggiungi questo appunto di fianco, allora. Che stai andando la farà sentire al ministro. No. Che usiamo solo veri attori italiani, non facciamo come gli americani che riciclano le cose da cafoni. Bene, allora. Quindi il dialogo è: prima Pablo e Paolo, poi Erika e Luana. E poi in post li tagliamo e li incrociamo insieme. Quindi registriamo a dialoghi singoli e poi li mettiamo in montaggio? No, perdiamo troppo tempo, dobbiamo tagliare quindi un po' sui tempi. Ok, quindi girano loro e si parlano, quindi parlano tra di loro. Ok. Li abbiamo messo in una situazione di merda. Sì. Potete contraddirci se non volete spendere. No, ma io sono un'attrice consumata. In tutti i sensi. Sì, esatto. Per me è una barzelletta. Una volta l'ho fatto con 16 ruoli diversi. Ah, quindi uno psicopatico. Perfetto. Era Everybody Snake, un film famosissimo. Esatto. Ho capito. Vabbè, non l'ho mai visto, ma vabbè. Perché sono in lingua originale. Ah, italiano. Va bene. Allora, quindi Pablo a Paolo cosa dice? Beh, allora, innanzitutto chi va da chi? Sono gli italiani che Pablo vanno dai messicani, Paolo. O i messicani? No, è sempre l'Italia che viene invasa. No, ma in questo caso è l'Italia che sta riprendendo ciò che è suo di diritto. Esatto. È Paolo che va da Pablo dopo aver già sconfitto gli scagnozzi, poi lì faremo in qualche modo in post-produzione. Ma sì, lì prendiamo, sai, una di quelle ammucchiate Bollywood. Cioè, esatto, quello. Beh, ieri sera quando siamo andati per le volte ho registrato una rissa. Ah, perfetto, va bene, anche quella lì. Se non sono troppo biondi va bene anche quella lì, però se no prendiamo una ammucchiata Bollywood, tanto neri indiani, neri messicani, una faccia, una razza, eh? Ok, perfetto. L'italiano che è padrone del suo corpo e della sua terra va da Pablo e gli dice innanzitutto di smettere... di importunare Erika. Che ormai e in più abbiamo parlato di equivoci e lui pensa che sia Pablo che ha mandato a spostare il confine. Ok. Perché è suo il terreno. Ok, naturalmente si parte con grande pathos, effetto sorpresa, perché Paolo e Pablo sono uguali. Quindi si guardano e c'è l'effetto shock del gemello mancante. E credo che Pablo voglia dire Paolo in spagnolo. Non ne sono certo. Perché credo che in italiano Pablo si traduca Pabolo. Ah, non credo esista la traduzione, l'italiano è intraducibile. Beh, è la lingua madre, e tutto viene tradotto da lì. Sì, esatto. Dopo viene tutto dal latino. Beh, noi siamo i veri romani. Ho fatto le scuole io, ancora sotto il duce. Non c'era la scuola gentiliana. Di cazzo di anni là. Due chain. Vabbè, una vampira. Secondo me ne ha 16 e intendeva Saitta McQueen e come il duce intendeva probabilmente Salvini. Non lo so, secondo me invece è nata il 29 febbraio e quindi compie gli anni ogni 4. Beh, certamente ha 16 anni. Anche lei si deve studiare. È nato il 29 febbraio, punto, senza l'anno. Esatto, è nata il 29 febbraio. No, no. Il 29 febbraio. Sì, ma stiamo perdendo luce. L'unico 29 okay, febbraio. Luce. È notte, stiamo allora, girando di notte. Pablo, ok. Erika e Luana, anche loro, effetto gemello mancante. E quindi a questo punto intreccio di coppie. Esatto. Poi... E poi quando Erika e Luana si stanno scambiando male parole, bene. La scoreggia. Bravo. Esattamente. Non va bene, però mancano le motivazioni dello scontro tra Luana e Erika. No, lo scontro tra Luana e Erika è sempre legato a Paolo, perché entrambe sono innamorate di Paolo. Si Luana non vuole sentirsi allo strappare, no? Due donne assieme non sono in grado di parlare in maniera civile. Guarda, glielo dico, la amicizia femminile, no? Non esiste. Hai
capito? Si accapigliano. No? Quanto ti è costato dire questa battuta? Sto malissimo. sto sudando. Apprezzo lo sport. Te lo ricordi? Sto sudando dal fastidio. Te lo ricordi? Cioè, si vede anche... Sì, sì, beh, devo segnare, devo mandarlo. Tu guarda tutte le grandi scene del cinema, no? Quando lottano nel fango. Cioè, lì è chiaro, no? Se ci fosse un po' più là, c'è anche del fango. Magari dopo ci investiamo sopra. Che in dici? Post. Facciamo così? Però no, no, apposta, adesso stiamo iniziando a fare un po' troppo post-produzione. Vado a prendere un secchio e glielo lancio addosso. Ok, così possiamo, tagliamo così un po' di budget. Così poi mettiamo nella locandina lotta nel fango, la gente si intosta e viene. Nel trailer. Nel trailer mettiamo la lotta nel fango, così siamo a posto, perfetto. Poi è coperta di fango, possiamo prendere un'altra tizia perché non può combattere da sola. È brava, bravissima. Continuiamo a fare le variazioni. Però io non combatto con nessuno che abbia un'età diversa dalla mia. Quindi per favore, potete. No, ma le prendiamo due. Non la copriremo mai di fango. Non ci permetteremo mai. Prenderemo due, le copriamo di fango. Tanto bionde, occhi azzurri. Però ci tengo che abbiano la mia stessa età. Oppure tagliamo e lei combatte così bene contro se stessa che poi in montaggio, come in Catwoman, quel bellissimo film di cui spero che tutti voi abbiate visto il documentario su come hanno realizzato quelle scene di combattimento. Perfette. Ma quello con Alberry? Esatto. Ah, bello. Esatto. 57 tagli in una sola scena. Hanno Alberry portato a casa una scena. Good. Sì. Hanno portato a casa una scena perfetta. Beh, il remake è gran film. Alberry. Cioè, lo dovevo fare io Catwoman in quel film. Però mi avevano chiesto di parlare in una lingua diversa dall'italiano. No, questi stranieri. Sì, no, incredibile. Incredibile. No, in quella storia della crema anti-età non sarebbe. No, stata ma tra l'altro non era credibile su di me, evidentemente. Una vergogna. Va bene, quindi tutti d'accordo? Pronta così? Gli attori siete preparati, pronti? Sì, sì. Gli attori. I giocatori. L'aiuto. Lei ce l'ha sì. Sei. Quanti ne abbiamo in tutto? Hai scritto Natale. Su... 7. Ottimo. Sì. Pronti? Natale sul confine, scena 6, uno prima. Entro della casetta Lerce bisunta con una torre di Pisa. E delle patate per te. E delle patate. Sprecatore di patate! Ignavo che mi mandi sgherri di notte per spostare il confine, mio confine! Aspetta, si infatti c'è la cosa del regista di fianco fuori dalla camera, la poi fa. Siamo proprio bravi questo. Proprio bravi. Ho la pelle. Oh, che tristezza! Essere così uguales a questo uomo viriles, ma non essere al suo paris. Hilton. No. Faccio vedere il microfono. Lo richiamo sul sito del microfono che entra in inquadratura, poi esce. Per sé che ti si tira da solo una gomitata nei coglioni. Pa! Non fare battute del cazzo, perché qui deve essere chiara una cosa, la terra è mia, uè, la donna è mia, uè, e tu ti ritiri, uè. Cambio inquadratura, qui facciamo il taglio, no, poi adesso. Vabbè, vado a prendere dell'acqua, ho bisogno. Ce l'hai lì? Yes. Lo schiavo ti porta un bicchiere. Io ovviamente le ho detto il copione. Sì. Prima. E userò uno special. Perché io voglio sempre metterci la cosa nel copione che le ho detto. Parla del fatto che qual è quella italiana? Luana. Sì. Ok. Che Luana la vede e ritrova la sorella perduta. Ok. Erika entra. Chuck. È sempre la stessa scena. Siamo sulla stessa siamo scena. Sulla stessa sì, scena. Sì, stiamo girando ancora. Stiamo tanto, girando ancora. Tanto è digitale. Poi tagliamo. Erika entra. Luana sta lavando la tazzina che Erika aveva intenzione di lavare, quella di caffè, che però se qualcuno le tocca e entra in cucina si incazza. Quindi entra. Ehi tu, cosa stai facendo? Sì.
sei? Chi sei tu? Io sono Ericas e parlo muovendomi perché sono messicana. Io sono Luana, ma tu mi ricordi qualcuno del mio passato? Del mio passato italiano? Di quando, tanto tempo fa, mio padre schiva una tazzina. Erika gli ha lanciato una tazzina. Erika gli ha detto: tu, fuori da casa mia! Luana schiva le tazzine dicendo: no! Leggiamo un poster. Sì. Non mi sto muovendo troppo. Scusate, non mi sto muovendo troppo nell'inquadratura, giusto? Posso andare avanti, poi la tagliamo. Perfetto. No! Ora ricordo! Si arriva la tazzina e ricorda. Ah! Ora ricordo! Qui mettiamo il flashback di quando sono bambine che gli tira la tazzina. Con sangue. Ce lo vedo già. Sei mia sorella. Erika. Sorella. Frisca? Sì! Sì! Sono io, tua sorella Frisca! Ti ho cercata per anni e anni! E solo ora ti ritrovo! Fa cadere la tazzina, cade, è a piedi nudi, cade col sangue. Frisca! Che Erika! E poi qui... Ah. Si abbracciano... Irrompe Funken. Zwei! Zwei meine! Heil Merkel spread! Cioè, nell'inquadratura il tizio vuole seduto con la copertina, con la patata di male fa. Esatto, sgrana l'occhio, tipo corazzata. Poi io qui ho un'idea. Le due donne potrebbero unirsi per combattere contro... Ok, io... le due donne potrebbero unirsi per combattere contro il tedesco, però in realtà le due donne non possono fare niente perché sono donne. Quindi arriva Paolo, tira due gomitate sulle gengive, entrambe, le sposta, ah, okay, e va dritto lui contro il cattivo. La giù con la sceneggiatura. Perfetto. Ok. E a questo punto mi faccio dare... Con certi attori la sceneggiatura scorre sì, come l'acqua. Mi faccio dare una patata da... consegnare al Kartoffeln nei suoi denti. Sì, te la passa. Ok, quindi... E Pablos, fai qualcosa di utile. E no, Pablos ti mette la patata in bocca. No, la passa a me e basta. Ah, la passa a te e basta. Che perché okay, mettere la patata in bocca a questo punto non posso più neanche dire che è metallo. Quindi l'ultima scena... Vabbè, oggi no. Oggi... Quindi l'ultima scena, duello? L'ultima scena è il duello. Ok. Siamo in Texas, no? Funziona così qua, mi pare che c'è una legge, che si sfidano Paolo e Funken. Si sfidano Paolo e Funken e prima di tutto delle belle inquadrature sugli occhi che si fissano a lungo. Guarda, c'ho il filtro qua per fare mezzogiorno. Sì, l'ho fatto una volta per uno spot delle salviette per pulire le lenti, quindi sì, posso riuscire a farlo un'inquadratura. Ho scaricato una versione in Creative Commons che direte fa... Cos'è? Scusa? Possiamo usarla. Sono meno di 30 secondi, quindi possiamo usarli. Ok. Me l'ha detto un fratello. Ma perché sennò ci vorrebbe una tromba, cioè qualcuno che fa una strombazzata. E no, ah, la ci freccia. Sono, è perfetto. Prendiamo una delle comparse messicane. Sì. Che fa il mariachi. Para. Che fa il mariachi. Classica musica da duello, perfetta. Esatto. Aspetta. Però la scoreggia, scusate. Infatti adesso giunge anche il momento della scoreggia. Perfetta. Perché? Perché quando Funken sembra stare per vincere ma poi non vince, il mariachi messicano, preoccupato che l'Europa arrivi anche in Messico a imporre le sue leggi ingiuste, esatto, soffia e a togliere la sovranità, esatto, soffia più potentemente all'interno della tromba e fa un rumore simile a una scoreggia e tutti gli altri mariachi si fermano e lo guardano. E ridono. E lui poi gli indica la tromba. E bisogna farla capire poi. Segno universale dell'allegria. Qualcuno esatto, qualcuno fa. Esatto, e perfetto. Esatto. Dopodiché Paolo sconfigge Funken. E parte l'inno italiano. Come? L'inno italiano non ci vuole qualcosa. Ci vuole qualcosa. Di fine. Ci vuole qualcosa. Gli cala i pantaloni e poi tutti. Ah, 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 c'era piccolo. Spara.
Gli prende la lo disarma e gli prende la cintura col proiettile solo, chiaramente. Non abbiamo le pistole, però. Fa con così. Una patata. Con una patata. Rilancia la patata. Ah, bravi, duello a colpi di patata. E i mariachi che stavano guardando il tizio che ha scorreggiato, poi guardano verso fuori e fanno... E quindi lui, umiliato, insieme ai 27, se ne va. Esatto. Giusto? Perfetto. Che poi noi i 27 sono 3, però noi li moltiplichiamo. Non sono in grado di girarla questa cosa. Perché? Mi ricordo io. Cioè, se fate Chuck non so più cosa fare. Ok, allora, ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Siamo in casa, è arrivato Funken, ha preso gomitate, eccetera, eccetera. Siamo al momento del duello, quindi siamo in mezzo alla piana infuocata. Musichetta di... Paolo ha una patata in mano. Esatto, ciascuno dei due contendenti ha una patata in mano. Momento di silenzio. Ancora meglio. Cosa? Il mariachi non fa una scoreggia che sembra la tromba, ma Funken lancia la sua patata, che manca Paolo perché la schiva con mossa agile come solo un vero atleta italiano sa fare, e finisce nella tromba, e lui soffiando scoreggia. Invece che una patata curata, dici, grande, invece che una patata, Funken lancia The Wuster. Ah, quindi proprio uno scontro di civiltà, eh? Il cibo straniero non potrà mai vincere contro le patate che sono state importate anni fa. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Tu dovresti fare il regista di film porno. Sono molto più semplici. Sì, in effetti. L'ho fatto. Quindi, lo stagista. Anche lì. Okay. Beh, lì da Pulivo. Lega culo, avevi un senso da Lega culo. No, ma eri tu. Sì, momento di silenzio dopo questa affermazione. E riprende il microfono e fa finta di niente. Ok, ecco perché andavano così di feeling. Va bene. Comunque, per riassumere, Paolo, quindi, schiva il Wurstel. Il Wurstel si infila nella tromba. Ottura la tromba. Mariachi. Il mariachi suona la tromba. Sforza. Sembra una puzzetta. Siccome ha mangiato solo il cibo tipico dei mariachi, i fagioli. Bram, un po' dei mariachi fanno così. Cioè, qui in teoria tutte le cose che abbiamo detto noi, sto dicendo al master, tutto quello che abbiamo detto noi, in teoria avremmo dovuto farlo con le parole chiave. Sì. Ogni suggerimento che diamo. Avresti dovuto segnare parole chiave. Beh, io su questo ce l'avevo, cucina. Avresti dovuto piano segnare parole chiave, okay. Però nella dinamica del gioco non sarebbe cambiato niente. Guarda, io ho segnato un ministro che vale anche come parlamentare, che vale anche per come? Questa roba. Perché io so cucina, assolutamente. E faccio l'italianità. Quindi, a quel punto, dopo l'ilarità della scoreggia, Paolo risponde con la sua patata, la lancia, colpisce la fibbia della cintura di Funken, che si slaccia, crollano i pantaloni. Naturalmente, come tutti i tedeschi, non indossa biancheria intima, perché essendo allergici al bidet, sono allergici anche a tutto il resto. A quel punto lì, clamorosamente si vede la dimensione del pene, che è l'unica grande metro di misura non per il valore di un uomo. Non possiamo farlo vedere, si vede fino a qui e i messicani fanno sì sì, certo, chiaramente. E io qua userò la mia parola chiave, riprese estreme, perché cerco di convincere il regista dicendo: perché se la patata noi la lanciamo così e intanto io corro col cellulare, possiamo fare il primo piano sulla patata che si muove, e quindi facciamo come sei tipo il proiettile di Wanted, no? Sembrava più Fantaghiroda come l'hai scritto. Sì, esatto. Chiaramente il risultato è Fantaghiroda. La patata corri, la patata è infilata una cosa davanti all'iPhone, io corro e intanto la giro, così sembra che stia vorticando nell'aria. Ottimo, è una tecnica ottimo nuova. Perché così risparmiamo anche sulla cintura, che sennò dovremmo far fare una cintura apposta che si taglia quando viene colpita dalla patata, e tu ti arrivi esatto, arrivi, tiri giù i pantaloni allerici, tanto dato che hai fatto lo stagista sei abituato, no? Esatto. Perfetto, sì. Bene, quindi tirato giù, che i mariachi si mettono a ridere, perché se ce l'hai ancora piccolo, più piccolo di un mariachi, vuol dire proprio che non hai diritto di esistere. Lui e i 27 se ne vanno sconfitti, e l'Europa perde contro l'Italia del cambiamento. E Paolo bacia entrambe le donne. Entrambe esatto, le sorelle. Paolo prende entrambe le sorelle. E si vede Pablo che annuisce guardando. Esatto, come dire, te lo meriti. Dice, effettivamente hai ragione tu. Capolavoro. Bravi tutti, bravissimi bravi. Tutti. Bravissimi. Sì, però adesso giriamola, perché prima di farci pompini a vicenda forse dobbiamo cercare di... Non so, lui è... Ma è tutta azione. Beh, siete tutti bravissimi. Non so che è tutta azione, però bisogna... Ma noi abbiamo Rabarbaro Snake Plissketty, uno dei più grandi attori...
di azione. Sì, ma infatti io mi ricordo che invece di scegliere Bova dovevano scegliere lui per Alien contro Predator. Esatto. Non è tutta una questione vorrei politica, togliere dopo tempo alle riprese, ma devo dire di quanto sono onorato di lavorare con il più grande attore d'azione mai esistito e la più grande attrice poliedrica. Posso capirti. Di tutto l'universo, nonché con una rete e una produzione che ha dei livelli stellari. No, prepara la patata, per favore. Allora, pronti tutti? Dov'è la patata? Tu la devi lanciare, sì, tieni. La lancio ed è già... Pronti tutti? Aspetta che non so come gestire la patata. Ho molta paura. Perfetto. Pronti? Natale sul confine, scena 7, uno prima. Si chiama Funken lancia il giusto. Funken, sei defunto. Warren! Si vede il rooster che vortica. Faccio l'inquadratura del rooster. E poi lo metto dentro la tromba. Esatto, faccio così quando passa il rooster. Paolo rilancia la patata. La patata rodeante arriva. Colpisce Funken. Poi gli tiro giù i pantaloni. E i mariachi. Nine! Spread! Allons, andiamo! Webide! Ah, italien vulgare! Troppo forte! Salven, di maio! Dugaio! Venite qui, donzelle, limoniamo! Come solo in Italia si fa! La mano sul culo, vai con la mano sul culo. Mano sul culo è sempre una buona cosa. Avvicino, entro in mezzo e sposto loro perché devi fare mica le guarda. Adesso puoi partire con Scatman John se vuoi. Titoli di coda. Dobbiamo fare però la scena con l'apposito di coda che ormai va un casino. Possiamo. Cos'è? Spread? Allora, possiamo scegliere. Abbiamo una scelta. Decidiamo tutti. Possiamo Soros, scegliere. Arriva Soros. Possiamo scegliere se sia o una cosa. Arriva Soros. E alla il film cambia titolo. Questo era il titolo di lavorazione. Lo chiamiamo. E alla fine arriva Soros. Ci sta, mi piace. Allora, quindi è titoli di coda con i blooper. Mm-hmm. Che sono pochissimi. Quindi arriva il titolo di coda sono 5 per 4 <4. ride> Però ci sarà anche tutti i nomi di quelli che abbiamo messo nelle riprese. Giusto, vabbè, per allungarli. Sicuramente bisogna mettere almeno tutto il ministero. Esatto, e tutto il ministero. Un ringraziamento particolare a. Mentre c'è questo, in basso in piccolo ci sono i blooper. E poi quando si oscura tutto c'è la scena che si vede Funken che è tipo in un angolino. Ah, li avevo quasi presi! E si vede un'ombra più grossa che arriva. Esatto, arriva Soros. E alla fine. Per questo lo fate sempre. Sì, certo. Wow. Potrebbe addirittura essere un successo. Tra l'altro. Sì, anche secondo me. Io porto da mangiare da bere il resto del carne che sono patatine fritte. patatine fritte, ace. Fagioli. Ace in brick. Patatine lesse. No, ace in brick non è mai stato in brick. Io l'ho sempre portato nel bicchiere dicendo che erano arance, carote e limoni siciliani. Spremuti. Ok. Titoli di coda, scena così. Dai, facciamo un blooper in più. Riprendi questa scena che è molto importante e la volevo fare da quando siamo arrivati. Prendo quel secchio di fango che ho preso prima e lo lancio in faccia alla... A Carité. Alla povera Carité. Ma... E rido anche col cellulare. Signori... Abbiamo portato a casa un capolavoro, la rete sarà contentissima, Io invio l'ultima stesura della sceneggiatura al direttore. E se non sarà contentissima, sono sicuro che Persichetti non lavorerà mai più con la televisione. Io tornavo volentieri a fare gli spot. Sarebbe lavorare con la televisione. Mi avvicino a
Provenza. Ha detto che cerca una parte femminile nel nuovo film di azione Bergoglio One. Una delle hostess, che poi in realtà è una esperta di arti marziali che aiuta il Papa a sventare l'attacco. Chi gira il film? Chi è il regista? Il regista è... è uno bravo. È uno bravo. Ma se si faceva da babysitter a uno bravo? È uno bravo. Oh mio Dio. Allora, siamo sicuri che doveva essere giocato così? Perché secondo me no. Per allora, diciamo che la meccanica... Qua vedo dei cliché. E infatti io li ho segnati tutti. I cliché sono facoltà del regista, sono delle sostanzialmente degli elementi narrativi tipici del genere che possono essere utilizzati per convogliare la trama. Se, quelli del genere western, che era sostanzialmente il genere base di partenza da cui siamo, no, su cui siamo provati, era l'arrivo di uno straniero, Funken. Perfetto. I nativi del posto, i mariachi. Una conseguenza della guerra. Ok, sì. Si fa delle due donne. Una tempesta metaforica in questo caso. Una verità mancante, la sorella. E un oggetto di un lontano parente, le tazzine. Perfetto. Perfetto. Ok, quindi i cliché ci sono entrati. Il problema del blur. Adesso questo qui è sostanzialmente, lo faccio vedere a tutti, a favore di camera. È un fantastico, è una fantastica flowchart per stabilire che cosa è successo in questo film e per eventualmente stabilire come dovrebbe continuare la vicenda di questa produzione. E alla fine arriva Soros. Allora, il problema del blurb è stato risolto. Cos'è il blurb? È l'introduzione che ci ha fatto Claudio sulla trama, a grandi linee all'inizio, da cui voi avete tratto le parole chiave. Beh, il muro è stato spostato avanti e indietro finché l'italiano non ha vinto come era giusto che dovesse succedere. E con lui è stato risolto o no? L'Italia intera, sì. Beh, sì, abbiamo anche fatto un favore al ministero. Ok, allora si va sul sì. Gli obiettivi dei PNG sono stati tutti cancellati? Funken, sì. Ok, il mio scopo dei PG sono stati raggiunti? Io credo di sì. Ho da leccaculo. Il mio scopo me lo dimenticato. Con lei almeno c'ho possibilità di venire assunto per qualche film. Il mio era riuscire a interpretare entrambe le mogli. Ok. E io era conquistare i primi piani. Mi sono dimenticato di avere questo scopo, per cui Ce l'hai fatto. Quindi però. No. Sì. Io avevo far bella piano quando lanci ministro. La patata, quando combatti. Però non l'ho conquistato, non so come dire. L'idea era averne di più possibili, non quelli che ti danno. Però. Ah, okay. Io avevo far bella figura col ministro. Ok. Quindi chiaramente sì. Ok. Quindi abbiamo due strade, no? Se seguiamo lo scopo non raggiunto del nostro Plissken. 3 su 4, sì. Sì, però per dire. Per raccontare il prossimo film si può basare su le conseguenze del mio scopo non raggiunti. Quindi lui è ancora più protagonista. Si vuole, lo fa mettere sul contratto. L'italiano dagli occhi di ghiaccio. Ok. Che andrà per a spostare con il serpente dagli occhi di ghiaccio. Esatto. Serpente italiano. Volete aggiungere serpente peloso? Oppure Snake l'ariete? No, quello è troppo. Alex il serpente. Quello è troppo. Ok, perché quello è una cosa come quella che noi abbiamo fatto stasera, ma l'hanno prodotta, girata, distribuita anche al cinema. Anche Dreamland. Cioè, su Netflix. 7 sale in tutta Italia. Fino a poco tempo fa c'era su Netflix. Certo, un calcio buio adesso. Ma... Tu sai quanto costa il DVD di Alex Larieta? No, 49 euro. Porca miseria. Ma sai perché? Sapete perché quanto costa? Li hanno ricomprati tutti cercando di... No, sapete quanto costa quello di Dreamland? Non si può comprare perché non ha mai prodotto il Dreamland. Vabbè. Se invece gli scopi sono stati raggiunti, il prossimo film avrà un nuovo blurb, cioè quindi sarà un film di un altro tipo. Se invece vogliamo seguire l'altro filone, possiamo seguire il filone dei sequel. Quello aiuta a indicare cosa fare. Tra gli altri materiali interessanti che ci sono e che possono essere utilizzati, ma in questo caso nella nostra partita non sono resi necessari perché comunque era abbastanza semplice,
c'è un indicatore da ritagliare per muovere le scene della pellicola in modo da tenere conto di quante scene sono. Quante scene abbiamo fatto? Ne abbiamo fatte 7. Dovevano essere 8 inizialmente, ma una ce la siamo giocata perché l'abbiamo girata a Minchiam e quindi ne abbiamo persa una, quindi 7 prima di arrivare alla fine. Poi c'è, sempre per giocare, ci sono due carte che servono per giocare. Allora, la carta riflettore serve sostanzialmente per spaiare i conflitti pareggi, cioè quando c'è un conflitto tra due attori o tra attore e regista che non si riesce a dirimere attraverso le parole chiave o gli special, perché sono già stati tutti spesi, il giocatore con la carta riflettore è colui che tiene il riflettore su di sé. Certo. Per quello che riguarda invece Production Code, è una delle varianti di gioco di B-Movie, permette di usare anche la parte della produzione e quindi ha tutto un regolamento di gioco particolare e espanso. Io comunque volevo proporre poi sicuramente in gioco a Provenza Carité di finanziare un autobiografico, un libro, un film autobiografico, Capitano mio capitano. Un'autobiografia vera, esatto, non esatto, no. Non quelle faziose. Per me ci può stare assolutamente. Sono felicissimo. Sì, magari mentre quando semmai gireremo il sequel e alla fine arriva Soros, noi nel frattempo stiamo già lavorando alla produzione di Capitano mio capitano. Invece voi ci avete visto giocare estremamente cazzoni, ma è anche un gioco che può essere giocato serio. Sì, sì, ah, esatto, certo. Dando grande risalto al dramma e al, esattamente, al pathos. Beh, l'horror, per allora, esempio. Ma anche le cose tra attori. Tra... Il manuale, esattamente, il manuale è fantastico da... Allora, la cosa bella è che è estremamente versatile. Il manuale è dotato di un sacco di tabelle con sinonimi di parole chiave, divisi per genere, quindi se uno non ha voglia di entrare troppo difficilmente all'interno delle parole chiave, ci sono un sacco di esempi di come scrivere la sinossi del film e quindi avere più o meno idea di quali possono essere le parole chiave prodotte, e ci sono un sacco di tabelle anche per costruire i titoli dei film, sorter, che volendo potete anche giocare tirando dadi, quindi proprio far uscire titolacci a caso. Come le armi di Gattaita. Esattamente, i generi primari sono 6, ma poi ci sono 10 flavor diversi, quindi animazione, catastrofico, commedia, epico, noir, poliziesco, sentimentale, quindi attraverso tutte le combinazioni uno può decidere il grado di serietà, certo, con cui giocare. È adattissimo, stasera abbiamo giocato una partita cacciarona. Minchia, se che abbiamo giocato a cacciarona. È adattissimo per le a livello della telenovela. Per le serate di gruppo numerose, proprio perché essendo molto versatile, uno a un certo punto è entrato nel mood del gioco, si lascia abbastanza libero, anche la scheda non è eccessivamente vincolante. Nel senso che le parole chiave possono essere prodotte a ripetizione, il motivo per cui io non sono stato a interrompervi ogni 5 secondi su usa la parola chiave, qual è la parola chiave, è per il fatto che se vi viene in mente una parola chiave da usare immediatamente, voi avete la facoltà nell'immediato di cancellare una di quelle che avete segnato, segnare la nuova parola chiave e intervenire. Quindi secondo me questa meccanica delle parole chiave è un po', come si dice, complicata quando leggi la scheda e quando inizi a fare la cosa. Poi allora, in realtà scorre facilissimo, perché alla fine è quello che abbiamo fatto. Quando avevamo suggerimenti usavamo la parola chiave, solo che lo capisci, io l'ho capito verso la fine. Allora, perché se la puoi cambiare all'occorrenza non ha più neanche molto senso che esista, cioè tanto vale uno. No, in realtà ce l'ha, in realtà il senso ce l'ha, perché noi comunque sia abbiamo guidato una partita molto libera. Però chiaramente non tutti i giocatori hanno la nostra dimestichezza, e ci metto dentro anche voi due comunque, nell'avere un'idea di narrativa. Allora succede molto spesso che la parola chiave insieme ai cliché aiuti chi non è abituato a narrare, a raccontare, a costruire un impianto di trama e quindi a generare la possibilità per i giocatori, quindi gli attori nella fattispecie, di intervenire, perché altrimenti questo è un gioco che, per come è strutturato, se c'è un master molto alfa, bravo a narrare, e dei giocatori invece che non hanno dimestichezza con la narrazione, finisce che è un monologo. Sì, però ti viene anche da, anche se tu fossi un esperto, da mettere le parole chiave, ti viene il meccanismo lo capisci più avanti nella partita. Sì, lo capisci più avanti nella partita, perché infatti devi cominciare. Mentre invece, se sei nuovo e vuoi capire quando puoi entrare in gioco, dovresti già subito scegliere delle parole chiave
di un certo tipo. Sì, senza dubbio. Per interagire. Senza dubbio, infatti, sì. Nelle prime partite sul manuale è consigliato di creare insieme dall'inizio alla fine il film. Quindi democraticamente si sceglie il genere, si sceglie il flavor, si sceglie la locandina barra la foto del DVD e si sceglie il blurb. E qual è la locandina nostra? Una patata. Esatto. Per terra. Una patata per terra in mezzo sul confine e dietro l'ombra di Soros che incombe con delle stelline rotonde gialle. Io me l'aspettavo ancora più ignorante. Ancora più ignorante, sì. Come? Me l'aspettavo un po' più con Paolo al centro, con le due proprio... donne tenute. Però dovevo cambiare il titolo. Per la vita. Ma infatti è diventato, alla fine arriva Soros. Ah, ok. Anche perché Natale non c'entra un cazzo poi. No, ma quello è il Natale titolo di produzione. Perso. È il titolo con cui lo manderemo nei cinema perché non venga intercettato dai malintenzionati che vogliono rubare la pellicola. Anzi, a proposito, Nando, adesso devi andare un attimo su Google, Giggle, quello lì, quel cazzata lì che usa. No, io sono moderno, io uso Bing. Ok, vai su Bing e devi comprare 34 domini diversi: Natale successo, Natale sul confine, Natale nel confine, Natale al confine, Natale al confino e Natale con Gramsci anche. Va bene? Così prendi anche Funken, Machiavelli. Machiavelli. Esatto, esatto, prendi Telefunken. No, Telefunken. Non c'è più, non esiste più la Telefunken. Ma non si può. Va bene, e quindi questo è B-Movie giocato in maniera roboante, però intanto io ringrazio, avevamo dei grandi attori, avevamo dei grandissimi attori, e ringrazio Federica e Aldo e anche Matteo che ci sono venuti a fare visita. No, Matteo che lo ringrazia a fare, Matteo ha ceduto al primo minuto, è un debole, però ha lasciato lo spazio perché però attenzione, non c'ha l'italianità, ha accettato al primo minuto quando gli abbiamo chiesto se veniva, quindi io ringrazio lo stesso Matteo, se no non si sarebbe assolutamente avviata questa che sta dormendo. Guarda i capelli di quello che sta dormendo. Onestamente è un gioco che mi ha spaventato. Sì? Perché avendo completamente perso la dimestichezza col gioco, la mancanza di dadi, quindi di una meccanica precisa, solida, esatto, e queste cose troppo da interpretare. Però quelli più bravi di te non hanno avuto problemi. Infatti. Ma perché? Sto parlando di me. Così. Ma sto parlando di me. Che cazzo t'ha fatto? E la... No, perché lo abbracci? Ma basta! Si è astenuto dalla lotta! Ma cazzo, leccagli il culo anche a lui, no? Ma lui è fuori dal gioco! Tutta la sera! Lui è del PD! Vero, però non c'entra, che cosa succede? Si però è la felpa verde, lotta. Però la felpa è verde. È colpa del governo precedente, è colpa sua. E niente, quindi ho detto no, non fa per me perché non riesco a... Io riesco a improvvisare e dire stronzate meravigliose sul momento, ma... costretto a improvvisare, improvviso male. Ho capito. Va bene. Non ha alcun senso, però va bene. Sì. C'è dell'odio. C'è dell'odio. C'è della competitività, ma non espressa. Niente, va bene, Matteo. Io ti ringrazio. Però ho mangiato un sacco di cose. Esatto, bravissimo. Che quelli fanno bene alla salute. Ora puoi tornare come comparse. Ma no. Con lo schiavo. Con lo schiavo. Grazie. No, a sto punto, scusa, se dobbiamo ringraziare Matteo, ringraziamo pure lui. Almeno lui ha partecipato alla partita. Ringraziamo l'unico uomo licenziato ancora prima di essere entrato a contratto. Quindi grazie anche Enea. E la cosa più importante è grazie alla GG Studio che finalmente ha fatto un gioco di ruolo sul cinema. Che è una cosa che io da amante del cinema aspettavo con tanta gioia. E ero puoi anche portare a casa il Chuck con il tuo nome scritto. Ma questo era del manuale, era sul manuale. No. Questo qui l'ha comprato Claudio. Questo è stato comprato apposta per B-Movie. Bene, io tutto quello che dovevo dire l'ho detto. E Chuck, fine. Compratelo perché costa anche poco. Però. Esatto, noi metteremo il link come sempre nella puntata. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Continuiamo a essere i più fighi e ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate anche Ricciotto, che è il podcast di questi tre disgraziati che parlano di cinema. Un disgraziato e due professionisti. Ok. Se non avrei tregua fino alla fine. Io ho bisogno di un'altra puntata di Fumble, solo loro due che lottano. Che potremmo mettere un gioco da due? Dai, ma no. Sì. Reflection proprio. Va bene. Reflections, un gioco di gente che semena.
Settimana prossima giocheremo a Incubus RPG, che è un gioco di fantascienza italiano. E di questo ce l'hai dadi? Ti racconti? Sì, dado da 100, così sei contento. Da 100. È stata dura senza dadi. Sì, io non li sopporto i giochi senza dadi. Okay. È il secondo che mi fanno fare di fila. In due settimane proprio. No, però mi sono piaciuti tutti e due. Preferisco quelli con i dadi. Ci sentiamo settimana prossima, ma voi seguiteci su Facebook, seguiteci su YouTube, andate a lasciare delle recensioni, andate a lasciare delle votazioni a 5 andate a lasciare delle recensioni, soprattutto perché abbiamo visto c'è un sacco di gente nuova e siamo ancora fermi con le recensioni su iTunes, quindi aprite iTunes, se non avete un Mac usate quello dei vostri genitori e andate a lasciarci le recensioni. Non c'è bisogno di avere un Mac per usare iTunes, quindi no, per lasciare le recensioni sì, però no. No, puoi scaricare. Basta usare iTunes. Ah, ok. Si vede che purtroppo sono un Mac da troppo tempo. Sei ormai sempre su Bing. Sempre su Bing. Ogni volta che dici di iTunes mi dice non c'è. Questo esatto. Non si trova. Naturalmente, lasciate. Ma perché poi mi si chiede iTunes? Poi no. Esatto. iTunes. Lasciate iTunes. Anche a Ricciotto le recensioni. Esatto. Positive. Lasciate sempre anche su iTunes. Su iTunes. Questa settimana tre bellissime puntate. Tra l'altro ci trovate anche su Spotify, quindi qualunque cosa qualunque cosa voi usiate per ascoltare dei podcast ci trovate lì. Esatto. Quindi non avete scuse. No, assolutamente nessuna. Titoli di coda? Titoli di coda.